Signore e signori, benvenuti, buonasera, ben ritrovati con Bolaffi, ben ritrovati con la diretta numismatica. Ben trovati con una di quelle serate che veramente noi ci segniamo sul calendario. Perché capita una volta ogni dieci anni di poter avere una serata così pazzesca. Quindi eh, comincio con un'euforia che è mia, che spero vi arrivi. Proprio perché so che cosa eh, abbiamo preparato per questa diretta, ma Prima di iniziare un saluto speciale ad Elena che è qui con me. Ciao Lorenzo, Ciao, buonasera, ben ritrovate a tutti i nostri telespettatori. E saremo insieme per le prossime tre ore, tre ore di diretta eh, in cui avremo la possibilità di eh, leggere insieme la magia di, la, di queste monete, la loro storia, le loro caratteristiche, la loro importanza numismatica. È una serata un po' speciale, dicevo, perché abbiamo... Eh, ha realizzato quello che è un po' la coincidenza astrale per la numismatica, cioè l'insieme di almeno 4-5 eh, pezzi veramente fuori dal comune. Quindi eh, grande attenzione alla puntata di questa sera, velocità nel utilizzare quello strumento che avete a disposizione che si chiama telefono o se preferite o meglio potete usarlo sia per chiamare in diretta, parlare con Andrea Centralino che saluto, oppure per eh, usarlo come un po' magari di nascosto, per mandare un messaggio a un WhatsApp al numero che vedete di eh, telefonia mobile. Quindi che cosa faremo insieme nelle prossime tre ore? Qualche istruzione la, la vogliamo dare, ma no? Sì, la diamo perché per chi ci conosce sarà anche sempre una ripetizione, ma rinfreschiamo le idee e poi speriamo sempre di avere nuovi telespettatori che ci seguono. Ecco, questa sera avremo, come ha detto Lorenzo, l'abbiamo addirittura tra di noi definita un po' una notte al museo, al museo numismatico per i pezzi importanti che avremo. Quindi, che cos'è una telefonata, che cos'è una conferma? Intanto lo diciamo sempre e ve lo ripeteremo per queste tre ore: in televisione non si comprano monete, si vedono delle monete, si vedono delle gran belle monete, mi posso permettere anche di dire, ma non si acquistano. Quindi, che cosa si può fare? Vedere, intanto, in anteprima. Abbiamo scelto proprio lunedì sera, proprio perché sia l'inizio di settimana, in modo che veramente le novità raccolte nella settimana precedente siano mostrate voi in anteprima. Con un colpo di telefono o con un messaggio potete dirci questa moneta mi piace. Mi piace particolarmente, oppure mi piacciono queste due o tre monete perché chiaramente la conferma può essere anche su più pezzi. Chiaramente, anzi, quello che noi ci auguriamo sempre. E cosa possiamo fare noi? Chiaramente, ve le mettiamo subito da parte. Quindi, le togliamo via dalla diretta. Saranno tenute per voi in anteprima e voi potrete venirle a vedere o presso uno dei nostri quattro <coughs> punti vendita situati a Torino. Milano, Verona o Roma o in alternativa verranno i consulenti numismatici dislocati su tutto il territorio nazionale quindi presenti veramente in modo capillare in tutte le regioni d'Italia a portarveli direttamente a casa presso i vostri uffici, dove preferirete, ecco, quindi con una chiamata non si chiama ma si sceglie di visionare la moneta o le monete. Poi cosa si farà? Si discuterà di tante cose, tra l'altro anche della modalità di acquisto, sulla possibilità, e lo sottolineeremo sempre, anche di dividere il prezzo, di pagare su più tranche, di magari mh, non aver problemi a affrontare anche una moneta molto importante, magari pagarla poco per volta, perché per dare modo veramente a tutti di avvicinarsi anche alla grande numismatica. E quindi centralino aperto, già squilla, quindi mi fa piacere sen sentirvi e sapervi vicini. Quindi eh, occhi <ride> aperti, orecchie bentese e mano veloce per confermare qualcosa che è straordinario questa sera. Allora, iniziamo con un, un assaggio veloce, veloce di sì. quello che sarà il menù della serata, e quindi poi eh, inizieremo la lettura delle singole monete. Abbiamo le magnifiche 5 questa sera vale a dire 5 esemplari d'oro Fior di conio della grande raccolta delle monete d'oro in lire della Repubblica Italiana sono i 100.000 lire emessi tra il 1994-2001 abbiamo una selezione meravigliosa con la prima e poi tutte quelle che saranno le altre. La quadri. prima, l'ultima e le grandi rarità. Quindi grandi rarità. occhio perché se vi manca qualcuna di queste, in genere come sapete tendiamo a non spaiarle mai, invece abbiamo avuto la possibilità di avere questi cinque esemplari perfette ehm, insomma cofanetti originali, cofanetti originali certificati ci originali ci torneremo sopra ma, ma abbiamo detto che era una veloce carrellata eh, abbiamo eh, una proposta questa sera la vediamo subito in modo che si possa ecco qui eh, davvero accelerare il battito nello scegliere quella che è una proposta del tutto nuova l'abbiamo voluta chiamare dei tesori d'Italia ed è una collezione composta da due monete d'oro entrambe coniate da Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, ben attenti nell'essere vicini alla prima monetazione in oro di Vittorio Emanuele II, con, pensate, il 20 lire, lo vedete alla destra del vostro teleschermo, il Marengo, e il difficile, ben più raro, stiamo, stiamo ancora un attimo, poi Federico, bravo, grazie. Quindi 20 lire, e il 10 lire. Che è la piccola, grande rarità, piccola perché è piccola eh sì, di modulo, perché eh un sì. 10 lire, è un mezzo marengo, ma rappresenta in questo dittico la rarità, insomma, la moneta più difficile da trovare. Non si confondano i telespettatori con l'offerta che avete visto più volte, è perché me l'abbiamo scelto anche in conferma, che si chiamava. Ori Italia, qua i nomi insomma <ride> chiaramente non è che ci possiamo inventare anche tutta una terminologia nuova. Quella era rappresentata da una coppia di Marenghi, Vittorio Emanuele II, Umberto I. Qua invece avete questa piccola, grande rarità rappresentata in questo caso da un esemplare del 1863 di un 10 lire, quindi mezzo Marengo e Marengo, con uno splendido album chiaramente per racchiuderli, per collezionarli. Insomma. Un'offerta veramente sciocca anche qui, perché qui è un po' sciocca. E il la diamo subito diamo perché subito, così eh. si possa eventualmente, se si ha piacere, già confermare il centralino. Pensate che il prezzo di listino 2015, e mi ascoltino bene quando parlo di 2015 perché il 2016 è alle porte vuol dire aggiornamento su tutto, aggiornamento in crescita. Quindi... Prezzo, 950 euro per entrambe le monete, quindi potete avere in visione il 20 e il 10 di Vittorio Emanuele II, ma, ma, ma eh, qui me lo sentite ripetere, qualcuno magari lo sentirà per la prima volta. No, per noi il 2015 è un anno importante, l'anno del 125 compleanno di Bolaffi. Da 125 anni la Bolaffi è sul mercato del collezionismo, lo fa con slancio, con passione, con veramente grande, grande attenzione al collezionismo e ai collezionisti. Festeggiamo insieme a voi con delle offerte veramente speciali questo compleanno e quindi, solo per la diretta, solo da adesso fino a mezzanotte, solo per i lotti disponibili. 890 euro e avete la possibilità di valutare in visione entrambe le monete approfittatene mancano due mesi poi questo anno di festeggiamenti chiaramente il 2015 per la Bolaffi terminerà chiaro che con Lorenzo cercheremo sempre un po' di certo. stupirvi insomma le attenzioni ci saranno sempre però questi prezzi speciali 125 anni ormai abbiamo non dico esaurite le idee perché siamo sempre pieni di idee però vale la pena siamo anche in vista del Natale, è iniziato novembre, portatevi avanti anche tra virgolette con i lavori, con i regali. 890 euro, vi può arrivare anche addirittura, se vi dovesse far piacere, un cofanetto unico per mesale, tutte e due. Vi faremo poi vedere anche l'album che viene dato in omaggio. Ecco, ehm, due nipoti, prendete. Abbiamo un numero, come ha detto Lorenzo, limitato di lotti, però vale la pena veramente un colpo di telefono e subito chiedere di mettere a parte una o due collezioni perché. Il prezzo era già bloccato, era già un'offerta, come diciamo noi, un po' lancio, un invito mm -hmm. al collezionismo. In più c'è anche questa attenzione, questa riduzione del prezzo. Ecco, allora che ci sentiamo di dire che il buon consiglio è subito non farsi scappare questo dittico mai visto. Quindi ve lo presentiamo veramente per la prima volta: ed è del 10 lire e del 20 lire di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, quindi re d'Italia diciamo sempre monete assolutamente coev, originali, autentiche, certificate e Bellissime, così come bellissime e importanti saranno le prossime monete, quindi godiamole ancora in questa carrellata veloce, ma questo, questa offerta andava lanciata subito perché giustamente eh, è l'offerta un po' da, di, di, di attenzione della serata e andiamo avanti. E vedremo, vedremo un bellissimo... Un bellissimo, e anche su questa moneta avremo tanto da leggere. Andiamo a, ad ammirarla perché stiamo parlando del sesterzio. E non di un sesterzio qualunque, e non di un sesterzio già visto, ma uno dei sesterzi più importanti, se non il più importante, della collezione imperiale romana. Signori, oggi abbiamo disponibile un, disponibile, un sesterzio di Augusto. Addirittura coniato durante il secondo triumvirato, quando Ottaviano ancora governava questo impero insieme a Lepido e a Marcantonio. Una moneta pazzesca, una moneta pazzesca e anche di qualità. Quindi importante. Un Augusto, non ancora Augusto, ecco, insomma non ancora imperatore, diciamo, però ah, qua. è veramente una grande. Rarità. Per gli amanti delle monete d'oro di grande modulo dell'Ottocento finalmente l'abbiamo finalmente trovato, ve l'abbiamo portato in grande qualità, quell'80 lire di Carlo Felice che tanto ci avete chiesto e che bello così parla da solo, quindi non sta a me aggiungere null'altro se non dirvi che di nuovo siamo di fronte a una moneta eh, veramente bella, grande modulo, grande importanza numismatica. L'ultimo metri... 80 lire, eh, tra eh l'altro, sì. della storia, perché poi si passerà con Carlo Alberto al 100 lire, quindi è veramente una particolarità. Uno dei pochissimi 80 lire, tra l'altro, è messi. Quindi Eccolo. monete importanti, non ve ne portiamo tante perché, proprio perché selezioniamo una grande qualità. Andiamo poi avanti, così potete eh, veramente cominciare a capire quale può essere l'orientamento di scelta della serata. Questa sera ne avrete davvero delle belle due monete di bronzo, due monete che ci accompagnano alla fine alla parte finale, diciamo, dell'impero dell stesso e eh, tra l'altro con qualità e quotazioni molto interessanti, vediamo una doppia maiorina di Giuliano Laposta alla sinistra del vostro teleschermo, eh, no, chiedo scusa, alla destra del vostro teleschermo, quella che state vedendo è la doppia maiorina di Valentiniano I. Parliamo di monete che ci accompagnano alla fine dell'impero, 361, 363, 364, sono quegli anni in cui, vedete questo Giuliano L'Apostata, eh, incredibile, altrettanto incredibile quel valentiniano. Tanto per farvi venire un po' di pruriti, il, le due eh, monete, le due doppie maiorine, pensate che sono offerte questa sera, e vi voglio dare già una quotazione, quella di Giuliano Lapostata, la destra del vostro teleschermo all'otto numero 10, a 875 euro in una qualità 35%. Questo dimostra che cosa subito, e stasera veramente avremo di che ragionare, che le grandi monete, le belle monete, non sempre hanno dei prezzi importanti, elevati, cari, alti, chiamiamoli come volete. Eh, le grandi monete hanno prezzi in funzione della rarità. Chiaramente queste monete sono state coniate in un numero maggiore. 875 euro per questa doppia maioria di quel Giuliano, l'Apostolo, colui che rinnegherà la religione cattolica. Sì, rinnegherà tutte le ditte di Costantino, Quindi fa, fe, farà fece insomma un passo indietro un po'. Insomma, Rispetto all'apertura verso i cristiani, però sicuramente qua siamo in un cambio un po' di scenario epocale: no? un impero che si sta sfaldando, in cui il baricentro si sposta sempre più verso oriente, le monete vengono svalutate e quindi diventano meno importanti da un certo punto di vista, se vogliamo guardare. Il metallo, ma dal punto di vista storico, rimane importantissimo. E la storia entrambe. di questa moneta, la curiosità è sul rovescio: ha un bellissimo diritto. Corrisponde a un rovescio particolarissimo che è proprio dimostrazione di questo ritorno al paganesimo. Al paganesimo. Quindi, prova d'ascolto, non chiamate se volete, non volete confermarla, ma chiamate per farci sapere se ci siete e per vedere subito il rovescio no, di questa moneta. E soprattutto moneta. se avete magari chi, i più, quelli che conoscono i più attenti, che magari se ne intendono un po'. Se indovinano, magari il rovescio ah, ecco, insomma, perché questo ritorno a paganesimo di Giuliano l'Aposto, valentiniano al suo fianco. Il pensate. successore, la ah. moneta è identica, identica diciamo come formato, come certo. tipologia, una qualità ancora più elevata perché stiamo parlando 40%. Magari diciamo solo velocemente il prezzo, 1260 euro. A testimonianza di quello che vi ha appena detto Lorenzo: che si fa grande numismatica anche con prezzi accessibili a tutti, pagabili tra l'altro, ve, ve lo ricorderemo più volte anche, poco per volta, una cifra per tutta potrebbe essere 126 euro per 10 rate. Perché non ci no? piace mai ragionare in questi termini, ma è giusto far capire anche come veramente ci si può avvicinare alla grande numismatica ai certificati bolaffi, alla garanzia bolaffi, anche pagando poco per volta. Bene, proseguiamo intanto nella nostra carrellata iniziale con due monete greche e ne vedremo di greche questa sera ne vedremo di grande livello e già queste ci danno un metro di, questo, eh, di questa mia affermazione abbiamo uno statere di Atena di una bellezza parliamo della moneta d'oro la sinistra sul teleschermo è eh, veramente eh, in uno stato di conservazione e in uno stato di eh, presentazione davvero incredibile ed elevatissimo ehm. basta dire solo che siamo nell'epoca nel regno del grande Alessandro Magno, quindi per farvi capire già dove siamo veramente nel capitolo, nel primo capitolo della grande numismatica mondiale, non solo per quanto riguarda Bolaffi, ma veramente le grandi collezioni iniziano proprio da questo periodo con la Grecia classica, con veramente questo mondo molto frastagliato, affascinante che e la monetazione della Grecia classica è soprattutto caratterizzata da queste grandi divinità, quindi un punto veramente unico a livello secondo me di fascino. A fianco l'avete intravista una bellissima moneta che ha lo stesso nome eh, tecnico, per cui si chiama statere, ma ci porta ad una moneta d'argento, quindi questo eh, per chi non lo sa, statere è un'indicazione dell'unità di misura della moneta, statere era... Corrispondevano a tre dracme, potevano essere d'oro o d'argento e ovviamente va a avere valore ben differente. E qui siamo eh, di nuovo su una moneta molto antica, uno statale di Demetra coniata Metaponto con una spiga sul rovescio che fa venire la pelle d'oca. Ma andiamo avanti perché altrimenti eh, la carrellata non si completa e quindi ci sgridate. Eh, disponibili altri grandi capolavori classici, eccoli qua: due argenti, uno più bello dell'altro, uno più antico dell'altro e um, La tecnica di connessione di queste monete ci fa veramente andare indietro nel tempo. Qui siamo addirittura al prima del 478 a.C. ci recita il certificato. Quindi lo dice Elena oggi pomeriggio, quando abbiamo fatto il briefing, ha detto una cosa che mi ha colpito: ha detto: prima del 478 c'è scritto sul certificato, prima cosa c'era? Nulla. Nella. 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 A livello numismatica c'era il nulla. Nella. Quindi siamo veramente qui non solo siamo nel primo capitolo di cui tratta la Volafi quindi la moneta delle divinità greche, della Grecia classica. Qua siamo veramente forse nell'esemplare più antico, uno in assoluto dei più antichi, tanto che la datazione è incerta, sappiamo solo che è stato emesso prima del 478 a.C., 2500 anni fa. Non si tratta di riproduzioni, non si tratta di facsimili, non si tratta di riconi, di operazioni commerciali. Qua si parla solo di grande numismatica, grande numismatica che abbiamo la fortuna di potervi portare qui in diretta e insomma con un colpo di telefono o un messaggio potete anche prendervi la soddisfazione di vederle veramente dal vivo e credetemi non rimarrete delusi, quindi siate curiosi, è sempre l'invito di volere anche un po' più approfondire, di poterle vedere un po' più nel dettaglio, di poterne ragionare insomma di persona. E a proposito di grandi argenti greci, eh, chiudiamo questa mini carrellata con una grande, bella tetradramma di eh, Persefone, una tetradramma di Persefone del 215 a.C. con una splendida rappresentazione di questa grande, bella divinità, l'abbiamo ammirata a volte sulle monete d'oro, sui bellissimi strateri in elettro e eh, quindi chi ha scelto già queste monete non eh, si lasci sfuggire. Una, un argento così bello, così delicato, 2100 euro. Tanto per darvi anche ogni tanto qualche quotazione, 2100 euro per una moneta di Artemide. Vedo vibrare tutto, Federico, perché eh, siamo noi che ci muoviamo, sei tu che ti muovi. Sei tu che ti muovi. Uno, abbiamo sgridato in diretta Federico. Bene, proseguiamo. Bisogna sempre tenerli sul pezzo i nostri collaboratori. De proseguiamo perché? Perché abbiamo. Eh, mi dai la, la per favore, mi dai prima. Il, questo cofanetto, le monete di, delle divinità, della cristianità. Qua, qua, e quanta... Stasera, stasera... Eh? Ce n'è veramente per tutti i gusti ancora più del solito. Giovanni Paolo II, cioè, nelle settimane, nei mesi scorsi, avete visto e scelto qualche moneta, ce cioè, l'avete vista presentare sei mesi fa in quantità, avete visto i, i dittici, eh, avevate visto è inseguito, ma non c'era, il cofanetto completo, la collezione completa delle cinque coppie di monete da 50 e 100 mila lire coniate durante il pontificato di Giovanni Paolo II, Papa Uitila, cosiddette verso l'anno santo. Cinque coppie di monete da 50 e 100 mila lire in oro, fior di conio, in tonse, mai toccate, ancora nel loro cofanetto originale. Con tutti i certificatini tutti i certificati. originali, più quello, chiaramente quelli Bualaffi, questo è veramente. 2500 euro la coppia, 50 e 100.000, 12.500 euro il cofanetto completo. Allora, mi seguono nel discorso perché questo comincia a essere un discorso tecnico molto preciso della serata. Allora, il centralino aperto. Uh, Il centralino, centralino aperto significa che potete cominciare anche già a confermare o a chiedere informazioni perché giustamente non tutti hanno voglia di seguire la trasmissione nelle tre ore, quindi se volete già vedere qualcosa prima di quella che sarà la scaletta pensata da me ed Elena, chiamate, dite guarda torna indietro, vai sulle 5 monete della Repubblica, soffermati su quegli argenti greci, siamo qui per voi. Su questo cofanetto, riesco ad avere una doppia immagine per favore, così uh, almeno... Parlo di una cosa che state vedendo. Sul doppio, su questo cofanetto, ecco, la mia idea è questa: abbiamo tempo da qui a mezzanotte. Ci sono molti di voi che hanno già scelto alcune coppie e quindi possono avere il piacere di completarla questa raccolta. Allora, una telefonata ad Andrea dite: mi interessa il 96, mi interessa il 97, mi interessa il 99. Daremo priorità fino a mezzanotte a quel cliente o a quella gentile cliente che vorrà confermare il cofanetto completo. Quindi, cosa vuol dire? Mi spiego meglio che potete opzionare le varie coppie, eh, però sappiate che a fine serata o domani mattina vi daremo conferma. Dell'acquisizione perché daremo la priorità di scelta a chi saprà scegliere a 12.500 ancora, a 12.500 ancora. Qui non sbagliate perché è un cofanetto che andare a trovarlo. Se vi dico l'avventura che è stata fatta per comprare questo cofanetto, pensate sia una favola, ma credetemi, favole io non ne racconto. Quindi 12.500 per l'intera collezione o 2.500 per ogni singolo dittico, scegliete voi quale. Eh, poi le andremo anche a vedere insieme meglio nel dettaglio. Proseguiamo perché abbiamo disponibile ancora, ancora, e eh, qui abbiamo fatto di nuovo i salti mortali, un 10 euro battesimo. Quella moneta di Papa Francesco. L'unica è che vi portiamo questa sera perché proprio sono finite, non abbiamo più i grandi moduli: 200, 100, i 50, i 20, ma l'amatissimo regalatissimo, ricercatissimo, 10 euro, anno 2014, il primo 10 euro proprio voluto da Papa Francesco e dedicato a una tematica importantissima, quello che è il battesimo, il battesimo dell'origine, il battesimo di Gesù. Perché è introvabile questa moneta? Intanto perché è stata emessa in una tiratura limitata come tutte le altre. E poi perché? Perché la tematica del battesimo, come potete immaginare, è stata veramente anche... Fonte veramente di interesse per regali da, di padrine e madrine verso, verso i loro figliocci. Ecco allora, 490 euro, ancora prezzo bloccatissimo in cofanetto originale, certificato, anzi doppio certificato, perché avete il certificato di Città del Vaticano ma avete anche il certificato della Bolaffi, tiratura limitatissima, vi dico solo 4.000 pezzi di questa moneta. Ce n'è una, quindi non abbiamo una disponibilità, quindi Ora. subito una chiamata per farvela mettere da parte. È l'unica, quindi se volete fare un bel regalo a Natale a vostro figlioccio, alla vostra figlioccia, e siete padrino o madrina, credetemi, fate un regalo meraviglioso ancora con la scatola, il cofanetto originale. Unica moneta di Papa Francesco. E ci avete detto, ah, ma ne portate sempre di meno. Non, ce ne, non ne troviamo più quindi, insomma, portiamo, cerchiamo di fare il possibile. Ma quello che si trova, quello che si riesce riacquist, a riacquistare ed ecco adesso Lorenzo. Forse è arrivato il momento per 21:30 con eh, alle 21:30 io e Elena abbiamo deciso che è il momento, il momento giusto. Il momento giusto, che cos'è? È quel momento in cui a me capita qualche volta nell'anno e qualche volta negli anni di poter avere. Eh, Oggi lo faccio con voi in televisione, di solito lo faccio con i clienti a casa loro, nei nostri negozi, perché chiaramente le grandi monete quando ci sono richiedono immediatamente la visione. E allora abbiamo questa fortuna anche di avere il mezzo televisivo che espande alla massima potenza questo messaggio, questa visione. Questo però ha anche un limite, è un limite dettato dal fatto che... A questo livello, a questo livello di così alto di monete ci si arriva solo qualche volta. Nell'anno, addirittura come in questo caso vedrete negli ultimi due anni. Perché le monete che vi presento adesso ve ne presento quattro, e queste quattro monete sono la serata nell'ambito proprio dei grandi, dei must, come si dice, dei top price della serata. E allora con piacere, con qualche un pizzico di Voce balbettante, perché credetemi, non è, e lo sapete, almeno l'avete capito, non, non è che noi facciamo televisione di mestiere. Quindi le nostre, le nostre euforie, le nostre anche stanchezze, alle volte si, si vedono, ce le criticano anche. No? Eh, però siamo così, siamo genuini, speriamo di piacervi. Ecco, io sono veramente emozionato perché? Perché sul mio espositore, e cominciamo a vederli, abbiamo oggi disponibili due aurei romani che sono classificati tra i più rari di tutta la collezione, sto parlando dell'aureo imperiale dell'imperatore Caracalla, e lo vedete inquadrato in questo momento, ha una qualità e un prezzo che i gentili amici che sanno cogliere l'importanza di queste monete, basta andare a vedere i numeri sui cataloghi, basta vedere i livelli di rarità di queste monete, e allora, ecco che quando io, e lo dico subito perché le monete di Caracalla sono monete che si configurano nell'ambito di un imperatore che è vissuto, tra il due, ed è stato imperatore tra il 211 e il 217 d.C., figlio di Settimio Severo, di quella grande dinastia dei Severi che inizia proprio con Settimio, prosegue con Caracalla e Geta e si completa con Alessandro Severo, una gesta meravigliosa, ma anche di grande, grande difficoltà proprio di Pratica, sono imperatori che eh, vissero e combattevano molto e quindi furono assassinati come nel caso di, di Caracalla. Ecco, l'aureo di Caracalla disponibile oggi e non è disponibile questa sera, è disponibile quest'anno perché è la prima volta che Bolaffi quest'anno ha disponibile un aureo di Caracalla, vi viene offerto in qualità 25% e qui mandate dei fiori per ringraziare i nostri periti. Perché sono diventati di una severità clamorosa? Perché di fronte alla grande rarità loro, comunque, fanno bene, si elevano e si distinguono nel dire: Io valuto l'oggetto. E quindi i segni di tempo di questa moneta gli regalano un 25%, una moneta che ha un pensato un prezzo di listino 100% di oltre 45.000 euro. Questa sera al 25% a 11.290 euro. 11.290 euro con sul diritto l'immagine fiera, enorme, importante di quel Caracalla che passò alla storia. Per esempio, una cosa che, non, che tutti non o meglio, pochi sanno, il, le no. ter, le ter, il nome di Caracalla. Il nome dato di Caracalla che Caracalla non era il suo nome di. Cioè, il battesimo chiaramente non era, non, era, non era il suo nome di scelto dal padre, appunto, Settimo Severo. Ma Caracalla era un soprannome dovuto a questa cappa con cappuccio tipica della zona della Gaglia, perché lui nacque, insomma, a Lione, nell'attuale nell Lione, e quindi era un soprannome quello di Caracalla, che però portò come nome, se lo scelse poi lui, quindi quindi non lo sanno tutti. E poi la scelta anche, come diceva, dicevi tu, di questa desiderio di questa opera monumentale da lui fortemente voluta. Le terme di Caracalla che in realtà poi, sì, non so se si sa, ma furono in realtà poi completate e realizzate dal suo successore. Ma... Meravigliose. Meravigliose tra l'altro. Il, Il rovescio, rovescio di questa è moneta, altrettanto monumentale perché, perché rappresenta intanto una divinità... Un, la vedete già, la potete intuire questa testa radiata. La testa radiata è tipica del sole. Qui abbiamo proprio una figura maschile nuda, statuaria, rappresentazione, personificazione vera e propria del sole, e con la testa radiata, con la testa appunto rivolta a sinistra. Con questo mantello pendente dalla spalla sinistra, con questo saluto, il saluto romano, insomma. Una moneta importante, importante perché manca alla maggior parte dei collezionisti, Manca all'80% dei nostri collezionisti. E averla in questa qualità. E a questo prezzo. E a, appunto, averla a questa qualità vi permette di averla a questo prezzo. Quindi riempire una delle caselle più difficili da colmare con una moneta meravigliosa, perché è una moneta bellissima, che è stata giustamente... Eh, giudicate in modo molto severo dai nostri periti, dal nostro team di periti che giudicano al 25% fa sì che possa arrivarvi a casa a 11.290 euro insomma io riflettete, vi manca quasi tutti, è veramente una moneta che colorenzo oggi quando me l'ha fatta vedere in anteprima ho detto questa è veramente una serata speciale perché Caracalla non si vede mai e ha ah, un caracalla straordinario. Eh, Andrea, già... Andrea, se ho ben in mente, Andrea andiamo avanti. Intanto, Andrea al centralino, ma credo che ci sia un'attenzione particolare a questa moneta. Ecco, sentiamo subito, allora, sentiamo subito. Andrea, scusate, ma siamo in diretta. Andrea, quindi... dici tutto. E sì. anche il 10 euro di Grazie, signor Grazie. Tullio. Ma le toccherà fare un'altra telefonata? E un caro saluto, arrivi a lei, alla sua gentile signora, eh, che sempre mi trattate ci trattate sempre veramente come, come degli amici. Questo mi fa piacere. Ma, signor Tullio, io lo metto da parte: Caracalla, ma Nerva, andiamo a vederlo quel Nerva, perché questa è la seconda grande moneta romana che accompagna questa grande acquisizione e che varrebbe davvero la pena di affiancare in quella grande collezione che il signor Tullio che sta a, portando a avanti e che si sta completando con la grande scelta. Quel Nerva, Questo è un altro che manca veramente, è un'altra grandissima realtà. Tra l'altro l'ultimo imperatore romano inteso come di zona proprio... Italiana ecco, quindi anche in questo fa parte ancora di una vecchia generazione, di una generazione ancora dove si sceglievano gli imperatori del Senato, dove le genze erano tutte se non di Roma, chiaramente nelle zone limitrofe. Quindi da questo punto di vista, prima che poi arrivassero uomini importanti, però provenienti diciamo, dalle colonie, dalle zone più confinanti. Nerva tra l'altro, perché è una rarità in assoluto? Perché Nerva ebbe un buon, un ottimo impero, ricordata dagli storici come una grande persona, un grande personaggio, un uomo molto giusto tra l'altro, molto equo, ma diventò imperatore già anziano, era uno dei senatori più anziani, saggio, forse anche per questo, ma rimase Meno addirittura di due anni. Ecco che le sue monete proprio per questo, per la durata, e la brevità del suo giusto impero sono considerate veramente una grandissima rarità. Lui trova molto consenso popolare, esatto, perché diede veramente. esatto, Elena. E quindi questo diede fastidio ai, ai potenti, agli avversari politici organizzava una congiura contro Neva, lui però non la subì perché se ne ha insomma venne a saperlo ma amareggiato e da questo decise di ritirarsi e di andarsene praticamente via da e Roma e lasciare lui lo scettro, ecco, con lui inizia la possibilità di disegnare già ancora in vita il futuro imperatore 96, 97, e 98 sono gli unici anni in cui l'imperatore, questo aureo straordinario del 97 d.C. ci porta il volto importante di questo Nerva molto ben realizzato e ancora fresco e il rovescio anche di questa moneta è un rovescio che si colloca ai livelli più alti di rarità perché? Perché queste due mani giunte sono le mani che, simboliche dell'imperatore che stringe la mano a quello che sono, sarà il generale più importante dell'esercito e la leggenda, vedete, Concordia. Esercitum, la concordia dell'esercito, una moneta di propaganda perché l'imperatore Nerva vuole comunicare al mondo intero, alla popolazione, che in realtà quello che era un. Uno stato d'animo dell'esercito che non era appunto a vantaggio dell'imperatore, in realtà lui lo placava dando un messaggio di concordia. E queste due mani stringono un importante elemento che è questa asta con l'aquila legionaria prua, sulla prova. Su una prova della nave stilizzata. Anche qui il grande, la grande acquisizione possibile della serata, perché questo di nuovo è un aureo che io e Elena abbiamo un po' così criticato, torna a dire il nostro comitato peritale, che l'ha giudicato in una moneta di grande eh, rarità al 20%. Questo 20% che non la limita, perché detto appunto così, significa poco, vanno viste le monete, le state ammirando, pensate però che c'è la possibilità più unica che rara di averla a 13.650 euro, il lotto numero... Otto. E io l'ho fatto in dedica, signor Tullio, perché oggettivamente so che le manca e quindi potrebbe essere l'avvicinarsi davvero a quel percorso di completamento che abbiamo eh, fatto con tanta passione da parte sua, con tanto sforzo, anche con tanta fatica, ci mancherebbe, ma credo con grande soddisfazione. E quindi un aureo di Nerva a completare quella raccolta. Con quel bellissimo, diciamo proprio segno di pace. Ecco, ecco. ma chiaramente, questo io mi rivolgo in, in, insomma, con un. Pizzico di, di, di amicizia in più a chi so che può cogliere in questa moneta la grande acquisizione, ma questa è la moneta che manca a tutti. Allora di nuovo fatelo il, il ragionamento di dire e io comincio dalla cima e allora ho capito, credetemi, un aro di Nerva nel 2015 noi non l'abbiamo mai. Offerto Un aereo di Nerva nel 2014, noi non l'abbiamo offerto, li avevamo venduti nel 2013, due esemplari. Quindi qui si, si tratta di andare su quello che è apicale, sull'inizio, sulla cima, anzi, della piramide. E allora perché no scegliere il grande. Il grande Pezzo quando Sempre disponibile. Sempre scegliere il gran pezzo, la grande rarità quando c'è, intanto perché ve la giudicate, che poi insomma ve la porteremo a casa se ne ragionerà certo. con calma. E poi perché messo da parte i pezzi più rari, il resto non dico che è discesa perché è un bel percorso, un percorso che tra l'altro può essere personalizzato. Però prendete le monete quando sono in quella giusta qualità, con quel giusto prezzo, e il pezzo raro, chiaramente, è il pezzo che poi tutti desiderano. Quindi insomma il buon consiglio è sicuramente di fare attenzione ma sento che c'è ancora interesse quindi non so se ci sarà ancora una conferma anche da parte hai qualcosa da dirci? Sì, signor Tullio conferma anche la Tullio, grazie davvero complimenti iniziamo a togliere eh, perché quindi, eh, chiaramente erano eh, io, inutile dirlo ma erano ovviamente pezzi unici anche il 10 battesimo anche il 10 battesimo allora eh, Grazie, grazie per Grazie davvero, un caro saluto a Otto se mi sta seguendo. Otto è il che? È il grande che. Allora, non ci siamo dimenticati però, e qui spero non arrivi le tirate di orecchio, delle grandi monete greche, perché è stata veramente... Lo capite la mia euforia, no? Eh, io non sempre ho un parterre d'errore così importante, vero Elena? Beh, hai me è sempre vicino, quindi sei ma, già Ma fortunato. tu sei la mia delizia, la mia compagna di viaggio. <ride> Vabbè, vero? però qua hai altre due... Però, però... Non sono gelosa di queste. Allora signori, eh, nel mondo greco, e passiamo quindi all'altro grande capitolo, l'altra grande civiltà del passato, eh, sono state coniate poche monete d'oro. Il mondo greco è un mondo di argento, il mondo greco è un mondo che a differenza del grande impero romano dove c'era l'imperatore che governava dall'alto e milioni di persone, quindi una moneta che doveva circolare nell'impero, il mondo greco è fatto di piccole realtà, di micro realtà, di città-stato, di polis, di... Qualche grande regno, l'unico che ci viene in mente è quello di Alessandro, di Alessandro Magno, è quello statere di Atena di Alessandro Magno, tra l'altro, che vi dico: diciamo almeno... 13.650 euro, poi lo andiamo a vedere. È un un'aula di Atena che toglie il fiato per bellezza, ma che si comporta in un ambito proprio di scelta. Eccolo qua. E eh, la grandissima qualità, anche che la la determina. Oltre il periodo e la tipologia di moneta. Però andiamo con calma. Perché con stavi carne. facendo. perché. Ma andiamo con caldo: Le grandi monete d'oro del mondo greco sono le monete di Zeus, sono le monete di Poseidone, sono le monete di Atena e di Apollo, con un livello di verità inferiore. Abbiamo molte monete in elettro. In Magna Grecia, in Magna Grecia è, è nata la grande civiltà classica votata al bello. E in Magna Grecia si sono coniate le monete più belle nelle zecche di Siracusa, di Taranto, di Metaponto e la testimonianza di queste monete spesso ci è regalata dai testi. Bene, oggi noi abbiamo disponibili due esemplari, uno coniato nella grande Metaponto, appunto, e l'altro coniata, ma ve lo dico tra un attimo, che immediatamente ci proiettano nell'Olimpo, e qui Olimpo è eh, speso nella maniera più importante, e ci proiettano in quello che è il mondo dei grandi auri greci. Io la sto osservando con voi perché ho un monitor davanti ai miei occhi che ci accompagna. Anche perché Lorenzo è la prima volta che lo osserviamo anche noi, quindi l'abbiamo già guardata con attenzione questo pomeriggio come si guardano sempre, no? per la prima volta, la stessa, le cose veramente belle e uniche. È la con quella proprio sì. emozione, dai, diciamo, insomma, anche noi ogni tanto rimiam, rimaniamo veramente impressionati dalle emozioni. Quell'emozione che hai quando vai in un museo, quando vai al museo d'Orsay e poi vedere... Una, una tela di Van Gogh, guarda, grandi impressionisti, appunto, e quell'emozione che hai di fronte ai bronzi di Riace, quell'emozione che hai di fronte a un taglio di fontana. Ecco, ma qui siamo nel 290 avanti Cristo, e nella zecca di Metaponto, in quella amatissima Lucania, che ha dato l'origine alla mia famiglia, lo dico con orgoglio, ecco che viene realizzato con un sol colpo di martello, una moneta d'oro che riporta sul diritto questa testa di fronte, ospiti carissimi, di fronte, leggermente rivolta verso destra, quindi quasi in un movimento che la rende coinvolgente. Tri Sacrale sacra tridimensionale, tridimensionale, perché lo sguardo, un po' come quello della Gioconda, qui di segue. Proprio il fatto che sia frontale, ma leggermente rivolta, è una novità assoluta. Sono veramente monete incredibilmente realizzate. Se pensate che sono manufatti del III secolo a.C., che questo capolavoro, questa miniatura non è fatta con le tecniche sofisticate di oggi. I capelli, la corona, voi una conciatura così sulle monete greche non l'avete mai vista. Addirittura questa conciatura, i capelli sono racconti da uno Stefanos. Che cos'era? Una, una corona, una corona, una parola greca che significa semplicemente corona. È una corona fatta intrecciando i capelli. E se la bellezza è il canone assoluto e se la bellezza assoluta è oggettiva, e quella della Grecia classica. Ecco qua mi sento di dirvi che siamo di fronte alla vera bellezza, siamo di fronte alla vera bellezza, a una figura femminile, a una demetra veramente sconvolgente veramente messa frontale, leggermente solo laterale in modo da poter guardarvi per la prima volta con un colpo di martello una moneta tra le più rare in assoluto che mai Lorenzo e Dio in tutti questi anni vi abbiamo portato in trasmissione le coniazioni d'oro delle colonie della Magna Grecia perché qui siamo appunto in una colonia a metà ponto sono molto rare vengono realizzate sempre e solo in occasioni eccezionali e in questo caso l'occasione eccezionale, quale fu? Fu una guerra. Bisognava finanziare la guerra, bisognava sostenere, pagare i generali che venivano in aiuto di quelli che furono i due rivali, i Lucani. E quindi Metaponto contro Bruzium. Ecco questa battaglia, genera questo capolavoro. È un capolavoro di una rarità talmente alta e infatti il nostro catalogo che accompagna sempre le monete ce la racconta questa rarità. E come ce la racconta? Ce la racconta con dei numeri. Eh, la moneta che ha un nome anche interessante curioso si chiama terzo di Nomos, il Nomos è un'unità di misura appunto utilizzata nelle terre in cui questa moneta venne coniata. Vedete che ci regala due numeri molto interessanti, una P che indica il punteggio, cioè l'indice di rarità, elevatissimo, addirittura 650. Eh, questo cosa vuol dire? Vuol dire che una moneta più comune, magari, non so, se io giro pagina, questo anche per i. Loro che non hanno magari dimistichezza con il nostro catalogo, vedete: una moneta più comune magari ne ha 270, una moneta più comune ne ha 100, come lo statere che tra l'altro vedremo poi in argento di Demetra. Meraviglioso! Ecco, ma questo terzo di Nomos con sul diritto la, il volto, la testa di Demetra, normalmente è realizzato con un profilo. Eccolo qua, il terzo di Nomos di Demetra, che è Bolaffi. SPA, fondata nel 1890, leader di mercato nell'ambito del collezionismo aveva avuto modo di vedere commerciare. Eh. La qualità media, classificata al 30%, ci regala già grandi emozioni. Però e poi succede quello che è successo oggi. Oggi, non una settimana intanto fa. Intanto guardate la data. La data non si è certificati, poi li entriamo Recano chiaramente un numero, con un numero progressivo di certificati e la data 29 10 2015, 29 ottobre, 29 fine della giorno. scorsa settimana. Esatto, siete i primi siete a vederle questa moneta. È arrivata negli uffici dopo la certificazione oggi, per la prima volta... È arrivata sulla scrivania di Lorenzo che mi ha chiamato e ha detto per la prima volta ti faccio vedere una moneta veramente che è degna dei grandissimi musei del mondo. 40% è la qualità di... Questa moneta è il certificato che è un certificato di garanzia il Pedigree, colui il quale accompagna la moneta. Il passaporto. Il passaporto. Indispensabili per monete del III secolo a.C. Indispensabili per monete che non potete più far viaggiare così senza una sicura provenienza, senza un'origine, senza un pedigree. Perché sono rischi, tra l'altro. È importante, oltre perché chiaramente. Determinare che questa moneta, come scriviamo noi vedete qua, il nostro esame per Italia è garantita autentica. Oltretutto, avete una scala qualitativa un 40% e, la, e del passaporto, come ci piace chiamare, della carta d'identità, perché viene fotografata proprio la moneta che oggi abbiamo qui. Eh, moneta armi. con il volto frontale. Lorenzo ve l'ha fatta vedere sul nostro catalogo. Avevamo avuto in passato una di queste tipologie ma era di profilo se volete il profilo in qualche modo pur nella rarità è già un po' più normale oggi avete proprio la chicca la rarità nella rarità e poi il rovescio gentili ospiti il rovescio è metaponto, metaponto la Lucania terra ricca di eh, campi coltivati come tutta la, insomma, la Magna Grecia a grano, a cereali ed eccolo qui quel simbolo tanto caro a tanto cavano gli italiani, quella spiga di grano che poi ci ha accompagnato anche nelle monete più moderne stata anche quelle della Repubblica della Repubblica, della Repubblica del Regno d'Italia dopo... te la ricordi, il 20 centesimo di spiga certo. la, la moneta appunto da 10 lire se ricordo bene con la spiga questa spiga di grano la simbolo eh, dell'Italia ag orgogliosamente agricola ma anche simbolo di fortuna e un grande richiamo a quella che era questa dea primaria, questa demetra dell'agricoltura dell della terra, delle messi primaria perché figlia di Crono e di Rea cioè l'origine. E allora quanto può costare una moneta di questo tipo? Può costare 50, 60, 100 mila euro, può costare il prezzo che fa in una asta internazionale. Bolaffi è riuscito a fare questa grande acquisizione e la moneta che vi sto mostrando sarà buona compagna della prossima. Quindi tutto ad un fiato questa prima parte della trasmissione, e allora ecco che l'acquisizione ci ha permesso, per fortuna, tante volte rimaniamo con quell'asciutto in bocca, quella amarezza di non poter accedere a un certo tipo di monete perché la moneta fa il prezzo che il mercato dice. Quindi una moneta di questo livello, in un asto internazionale, sale, sale, sale finché l'emiro, il russo, l'indiano, il cinese, il magnate la vuole. Leggevo oggi di questo magnate russo, uno dei cinque uomini mm. più ricchi di Russia, che ha una collezione enorme di monete, al, al punto che a San Pietroburgo apriva un museo privato con 5.000 monete. Quelle gente, signori, che alza la mano e compra a qualunque prezzo, oggi avete a 22.000 euro, scusate, 27.300 euro, la possibilità di accesso a quel livello di moneta che chiaramente è la grande moneta che, per la sua importanza storica, per la sua bellezza, diventa un atto, un momento di orgoglio per voi. Ma non dimentichiamoci l'importanza anche molto pratica di quel bene rifugio, che è proprio rifugiato nei suoi 2500 anni. Perché questa moneta, signori, nessuno la metterà mai in discussione. Sappiate cogliere i grandi suggerimenti di Bolafi. Potete divertirvi, e lo faremo nella seconda parte della trasmissione. Con grandi scelte legate alle monete d'oro della Repubblica, quel bellissimo cofanetto di Giovanni Paolo II. Sì, perché ce n'è chiaramente per diciamo, tutti i gusti, tutti i periodi e anche per tutte le tasche, perché qui chiaramente vi portiamo la grandissima numismatica e le grandi rarità, ma vi portiamo anche. Monete che possono entrare tranquillamente in casa vostra con anche prezzi diversi, ma la grandezza della Bolaffi è anche questa: la grandezza della Bolaffi è trattare con la stessa dignità, con lo stesso certificato, con la stessa serietà, con lo stesso trattamento tutti i tipi di monete. Chiaro che un terzo di Nommos Demetra con il volto della Dea frontale è un qualcosa che chiaramente. Diciamo che è imparagonabile con altre offerte proprio perché, come dicevamo, questi sono i pezzi veramente museali. È una parola che non ci piace sprecare perché se la usi troppo, poi perdi di credibilità. Non può essere museale una moneta eh, da 1000 euro. Non perché non sia importante dal punto di vista numismatico, vi può piacere anche di più, ma perché chiaramente non rappresenta una realtà assoluta, non rappresenta quella moneta che in un'assa internazionale il Magnate di San Pietroburgo magari. Alza la paletta fin quando non se la giudica, magari arrivando anche a 80-90 mila euro. Ehm, I pezzi importanti quando ci sono vale la pena una riflessione. Vale la pena una riflessione in questi momenti, anche diciamo, di crisi in cui tanta carta ha perso di valore dove anche quei pochi risparmi, magari che sono rimasti, uno non sa bene dove destinarli e allocarli. Ecco che magari pensare anche. Di avvicinarsi alla numismatica, certo, con un pezzo importante, perché se deve essere un investimento è chiaro che bisogna rivolgersi possibilmente su un pezzo che hanno in pochi, proprio perché sarà sempre richiesto dal mercato, anche dal mercato internazionale. Ecco che forse un incontro, anche solo un colpo di telefono per dirlo, beh, vista, ragioniamo insieme. Fatemi vedere anche le performance di queste monete, cioè quanto valevano cinque anni fa, se poi l'avevamo perché così non le abbiamo mai avuta, però diciamo monete simili. Come stanno crescendo da voi nel mercato italiano, ma anche nel mercato internazionale? Ecco, la fa con i suoi consulenti, con Lorenzo, con me, con tutti noi che lavoriamo nella numismatica, possiamo farvi questo servizio. Bene, io direi che uh, sono le 10:05 e quindi in questa mezz'ora ne abbiamo davvero viste delle belle, spero almeno. fateci sapere anche con una telefonata, un WhatsApp. Ragazzi, uh, State esagerando, oppure bello, ci piace, ci fa piacere anche un vostro punto di vista, un'opinione. Quindi non avete voglia di telefonare, mandateci ma un messaggio, una, una mail, a info chiocciola Bolaffi.it, non lo scriviamo mai, l'indirizzo di mail, ma è molto facile. Ma vabbè, info perché nella diretta magari è più bellaffi.it fateci sapere cosa ne pensate e fatemi sapere. Eh, credo che sto facendo un po' il conto, perché sono dieci anni che facciamo queste trasmissioni. Tu Elena sei con me da. Un anno, Beh, un anno. Eh, ormai un anno, festeggiamo. Festeggiamo, e io in dieci anni ho avuto la fortuna, il privilegio, l'onore anche di presentare grandi monete. Stavo facendo mente locale su quando mi è capitato di poter presentare insieme quattro monete così importanti, due appena confermate, due ancora, eh, una appena vista e la prossima che vedremo subito. E veramente mi vengono in mente pochi momenti, anche perché... Poi c'è la rarità e quindi spesso le monete sono, anche, passatemi il termine, importanti come prezzo per la, semplicemente per la rarità, ma magari non danno fascino, non hanno, trasmettono empatia, bellezza, storia, emozione, pelle d'oca. E qui invece ce l'hanno tutte. Dammi un primo piano di questa moneta, Enrico, dagli tutto lo zoom che puoi, tutto quello che puoi. 405-400 avanti Cristo. Siamo in un mondo, siamo in Magna Grecia, lo dicevamo prima, e rimaniamo in Magna Grecia, ma ci spostiamo dall'amatissima Lucania all'altrettanto amata Sicilia, in quella che è riconosciuta, e qui non fidatevi di quello che vi dico, informatevi, come la. Zecca che ha realizzato le monete più belle di tutto il periodo classico. Siracusa. Le monete siracusane sono un punto di riferimento per tutti. A Siracusa sono state realizzate tra i capolavori più importanti. Bene, l'esemplare che stiamo ammirando, questo esemplare in oro, che rappresenta Artemide è una, signori, delle massime davvero espressioni dell'arte applicata alla numismatica, alla coniazione di monete. Una delle massime espressioni. Signori, il tempio di Artemide fu costruito in oltre 120 anni, fu costruito per. Volontà e grazie ai grandi finanziamenti di questo re della Lidia, Creso. Artemide era una dea amatissima, giovane, indipendente, protetta da Zeus. E addirittura Zeus aveva strappato la, la promessa di non doversi mai sposare, di rimanere illibata. Una femminista antelittera. Bene, signori, eh, le monete... Con l'immagine di Artemide sono cosa assai rara. Avete scelto nella vostra vita, e qui mi sento veramente di dirlo: i grandi autori, i grandi pittori, i grandi artisti, avete scelto le grandi opere d'arte, i grandi pezzi di antiquariato. Bene, questo 100 litri d'Artemide fu emessa sotto il regno di Dioniso I, questo tiranno di Siracusa, in un momento di grandi combattimenti. Siamo nella terza guerra greco-punica, quindi Siracusa che cerca di respingere gli attacchi di Cartagine. E Dioniso I, Dionigi I, fu un tiranno, ma dovette metterci tutte le energie, tutte le risorse, per far che cosa? Per finanziare la guerra contro Cartagine. Le guerre contro Cartagine. E allora lo dicevo prima, per finanziare questi grandi, lui chiamò artigiani, chiamò eh, veramente i più grandi esperti, per cercare di costruire navi. Si dice che fu le, le, le navi a 5 remi furono costruite da lui, le prime balestre. Lui si affiancò a personalità come Platone, le ospitò Socratico, Filosene, i grandi filosofi. Ecco perché voleva poter respingere, combattere contro i cartaginesi. E allora ecco che la coniazione di questa moneta nasce proprio in un momento storico ben preciso, in questa terza guerra greco-punica, per pagare spesso i grandi eh, come si chiamano, mh, soldati provenienti da, da, Me, da i mercenari, da, i mercenari provenienti. erano proprio quelli pagati, che dovevano essere pagati per fare la guerra per questi piccoli, no? piccoli eh, regni della Magna Grecia che avevano bisogno di soldati provenienti dal di fuori per le grandi campagne militari e questi, e questi soldati, questi mercenari, questi soldati pagati di mestiere non si accontentavano di valute locali, non si accontentavano di... Pezzi d'argento più comuni volevano chiaramente pezzi facilmente rivendibili Vedete, questo no? eh è scambiabile. Sì, assolutamente. Volevano oro, lo volevano in grande modulo. Eccola qua un'immagine della Sicilia divisa proprio durante il periodo. Anche dell'epoca di... Esatto, con la parte nord-occidentale eh, della, della Sicilia, proprio territorio di Cartagine. Bene, Dioniso I fece coniare un 100 litri, questo è il suo nome, quindi di grande modulo, 5,80 grammi, 14 eh, mm di diametro, con l'immagine, con questa testa di Artemide, con i capelli raccolti Elena tu che sei eh, vabbè, una... quando l'ho visto quest'oggi <ride> ho detto ma scusate mh, oltre la capigliatura perfetta guardate questi ricci, dettagli e dai capelli ricordate un trucco si vede se la moneta è di grande qualità e questa è di grande qualità c'è questa sorta dietro di chignon ho detto ma cos'è addirittura abbiamo usato nella nostra expertise la parola greca è un sac decorate di stelle. Che cos'era? Era un po', vabbè, forse questo lo dico più per le signore. Avete presente le ballerine con lo chignon che lo racchiudono in quelle eh, fatti spesso in uncinetto, in stoffa, no, come sacchetti che racchiudono decorati lo chignon. Questa è la stessa cosa e questa è anche una particolarità di questa moneta ed è unica perché è la prima volta che vediamo una capigliatura talmente articolata da richiamare addirittura questo, diciamo, porta-chignon, per non parlare poi sempre dei monili, degli orecchini, di questa eh, collana meravigliosa e poi del fatto che la cosa che commuove ogni volta è pensare che da un tondello, ancorché molto ruvido, molto come possiamo dire, molto primordiale da un tondello di oro quasi fino, rovente, con un colpo di martello, un solo colpo di martello perché non si potevano fare aggiustare in un secondo modo, potesse venire fuori una figura così femminile, così dolce e soprattutto che prende così bene tutto il campo della moneta e quindi la centratura che è un'altra delle caratteristiche importantissime in numismatica per cui alla fine quando vi diciamo che la qualità è un 50% mamma <ride> mia per farvi capire, no? ma perché questo è un 20, al di là poi di essere stati un po' severi no? su certe monete, va bene, ma dov'è che è un 50? Quando la moneta rispecchia degli standard oggettivi di qualità, la centratura, la freschezza, eh, i dettagli, lo spessore di conio, poi lo vedremo, e poi il rovescio eh, che è, <ride> ha il una... rovescio è un... Allora, andammi, hey, no, dammi, un primo piano, dammi un primo piano, Enrico, perché qui io so che ci sono almeno da, dal, nella zona nord-est del paese e nella zona sud del paese ci saranno almeno due o tre amici che saranno saltando sulla sedia. Perché ha un diritto così dolce, così elegante, così eh, divino? corrisponde poi un rovescio, che è l'estrema razza della potenza ed è proprio il messaggio che Dioniso primo vuole trasmettere su questa moneta. Ercole, Eracle, che in questo gesto così fisico, così forte, così importante, sta stritolando il leone. Allora eccolo qui. Lo, proprio il lo sta proprio strangolando. Guardate quel braccio, quella spalla. No, guarda come salta fuori rispetto a tutto. Il resto che poi è super dettagliato ed è meraviglioso, speriamo che la regia ci riesca ancora a ingrandire un po' di più. Ma guarda come la moneta si mangia, come si mangia la luce, quel braccio, nell'atto proprio come vedete di abbracciare la testa e il collo del leone per strangolarlo. E come vedete il muso, no, così preso, cioè è un gesto incredibile, tanto da essere sconvolgente, grazie che la regia ce l'ha ingrandita per far capire che si tratta comunque di una moneta, non si tratta di, un, di una formella, non si tratta di un bassorilievo, non si tratta di non so, pezzi, un piatto, no? di un ornamento, è una moneta, è una moneta di 14 mm, neanche un centimetro e mezzo che vi racchiude quell'Eracle. Che stritola in una delle sue fatiche, quelle che la porterà ad ottenere sul campo il titolo di vita. Ed è una metafora che proprio viene scelta come il soldato, il greco, che stritola il cartaginese. cartaginese. E è di un, e Siracusa. È di una potenza è di una bellezze abbiamo, abbiamo avuto ve lo ricordate forse più attenti e qualcuno l'ha scelto quello Zeus quel tetradramma di Zeus in argento con ehm, il leone che sempre con l'immagine di Ecco vestito del leone ecco eh, qua siamo abbiamo raggiunto davvero credo uno dei momenti più importanti delle nostre televendite vorrei farvi Cogliere a proposito di rarità un aspetto che ai più non è noto, perché ecco chiedeteci il catalogo, noi non lo diciamo mai, Elena, ma molte ah no, invece... volte, volte cioè, i cataloghi sono disponibili, chiamate il centro di mandatemi un catalogo, prima di scegliere le monete magari voglio farmi un'idea di quotazione di prezzi. Bene, quando arriverete al 100-litre d'Artemide troverete due cose che magari fate fatica a cogliere. Come vedete, prima parlavamo di quell'enorme già punteggio, 650, mi pare di ricordare, di Demetra. Bene qui addirittura troviamo una R e poi la qualità media. Parliamo prima della R. La R sapete che cosa indica? Indica un livello di rarità superiore. Indica quel livello di rarità, per cui se, è come se tu volessi dire prendo un catalogo e do una quotazione di un Rembrandt e la, la dichiaro all'inizio dell'anno. E poi la mantengo per tutto l'anno. Impossibile. Un Rembrandt che passa in un'asta fa il prezzo che vuole. Un aureo di eh, Zeus, un aureo di Aleiti di, di marzo, un aureo di Artemide in un'asta può fare il prezzo che vuole. E allora, nella massima trasparenza Bolaffi e lo fa soltanto per pochissime monete, non indica un punteggio perché sarebbe troppo vincolante all'inizio dell'anno e dice R cioè il prezzo. È in funzione di quello che è il momento storico in cui la moneta viene scelta. E allora R indica le massime rarità. La qualità media del 30% è una qualità media che abbiamo stabilito. Vi dico la verità su pochissimi esemplari che abbiamo avuto la fortuna di poter vedere. Oggi siamo di fronte a una qualità media, Elena, del. non una qualità no. media, una qualità. Oggi la qualità è il 50%. Del 50%. Quindi, cioè. Quello non è un R, è un R alla non so quale potenza è un R di R di R, cioè la rarità è trovarla in qualità media al 30%, ma trovarla al 50%, Lorenzo. È trovarla al 50%. Cosa è un R alla massima potenza, Eccolo veramente? Qua. Eccolo cioè. qua. Eccolo Guardate qua. la qualità. E allora, ecco qua. E noi ve la mettiamo nero su bianco: eh? non, è, non, è, non sono parole che rimangono in televisione, in una trasmissione, no? Lunedì sera lo mettiamo nero su bianco, lo mettiamo in cifre, in lettere, con quella punzonatura con la stellina ancora, per non farmi capire veramente che quel 50. Rimarrà 50 di qua ai prossimi 2000 anni e la moneta, noi ve la fotografiamo, perché cosa vuol dire che se un 50% adesso nel 2015 questa è una moneta? Guardate la data del, di quando è stato fatto 29 il certificato. Ottobre. Vive con il È stata una grande, grande acquisizione, chiaramente di un grandissimo, di eredi di un grandissimo collezionista <ride> di monete greche: la fortuna nostra. E eh. la fortuna vostra è che l'abbiamo appunto acquistata nell'ambito di questa grande raccolta. La richiesta per questa moneta. Guarda che bella, grazie alla regia, come eh. ci fa capire che due sono i termini della bellezza classica che utilizziamo ancora adesso. La... Riguardante la Grecia classica, una è la, è la grande scultura, sono queste sculture incredibili, queste statue che ci sono. Pervenute, ma sono grazie al cielo, come diciamo sempre, all'interno dei grandi musei, in modo che siano fruibili e visitabili da tutti, no? E sarà un piacere, anche se non è magari proprio alla portata di tutti, però andare in giro per il mondo a vedere quelle grandi rarità. E poi ci sono le monete, che sono l'identica polaroid, che rappresentano la stessa bellezza, le stesse divinità, però. Che per una serie di vicissitudini le più belle sono ancorate a un collezionismo che è in mano ai privati. Abbiamo visto ecco mo perché monete possiamo di... eh, portarle. Abbiamo visto monete di questo tipo passare, e questo giustifica anche il fatto che non le abbiamo acquistate perché non rientravano comunque in una logica poi di un mercante che deve evidentemente comprare e vendere nell'ambito del giusto del giusto rapporto, abbiamo visto queste monete passare a 70, 80, 100, 120 mila euro sul mercato internazionale, di questa qualità, perché poi capite che la grande qualità, ehm, noi siamo molto rigidi, diciamo 20, 30, 40, 50, 60, 70, quel che è, eh, il, il mercato, i grandi operatori o professionali o grandi collezionisti, si dividono tra, lo sceglie la grande qualità, il bello e il brutto, e il bello lo vogliono a qualunque prezzo, e non è in proporzione, ecco questo che voglio dirvi, non è in proporzione. Questa moneta ha una richiesta di 52.500 euro. Non abbiamo voluto assolutamente nasconderla questa richiesta, 52.500 euro. E la dimostrazione, magari 2.100, <ride> 52.500 euro è la dimostrazione che potete fare, è evidente che lo richiede, un passo fondamentale nella scelta della grande, grande acquisizione. Eh, non vi sto qua a dire quanto sia importante valutarla con calma, una moneta di questo tipo, eh, ragionare sulle condizioni di pagamento qualora si decide di metterla in casa, qualora si decide di farla entrare nel patrimonio della propria famiglia, perché questo è oggi scegliere una moneta di questo tipo. E allora dammi per favore. Ancora un attimo e poi andiamo avanti nella trasmissione perché giustamente avete chiesto di vedere anche le altre cose, ma ci sembra di, giusto dedicare l'attenzione. Dammi un momento per favore i due volti delle, della Demetra e dell'Artemide. Demetra e Artemide, una più bella dell'altra. Livelli di gravità elevatissimi con quest'Artemide che evidentemente eh, lo, lo va a. No, te lo devo girare. Ok, lo va a. Quale ti devo girare? Una delle due, ad Atti Gio Artemide. Eh, la va chiaramente questa, questa qualità a premiare nell'ambito della grande scelta, ma una più bella dell'altra. Io trovo uh, sia l'Artemide, e vedete le tecniche, i luoghi, le capacità. Sono il... molto simili, cioè nella diversità totale chiaramente delle due divinità, che sono due divinità ben distinte, con caratteristiche anche di personalità, no? Proprio veramente, e di ruoli molto diverse. Ma le, monete, le belle tra le belle sono le monete della Magna Grecia. Non a caso sono anche le più rare. Quindi qui veramente si fonda tutto, si fonda la rarità, si fonda la bellezza e, e c'è anche il consiglio, chiaramente, di un'attenzione particolare, di, come dicevi tu, giustamente, è inutile quasi dire, di ragionarne con calma e vedere veramente un piano no, per affrontare questa tipologia. Secondo Bene. me c'è già qualche interesse, perché lo sento, sento ecco, sento, perché esatto. e, e, <ride> sono di nuovo delle monete che mancano ovviamente a tantissimi collezionisti, quindi magari uno sforzo allora, può valer la pena. Dove andiamo? Perché abbiamo adesso abbiamo fatto la notte al museo, la... due sono già andate via. Son. Adesso su questa prendete fiato, però dateci dei, dei cenni perché sono... Davvero questi non sono dei treni, questi sono dei... dei, dei no, neanche, come si chiamano gli ETF, come si chiamano i treni ad alta velocità Andrea? Il TGV no, no va no, è no, L'ETR è... 1000, quello che va a 350 all'ora. Quelli, quelli che addirittura mi dice Federico che viaggiano in Giappone. Quelli sono sopra, quelli giapponesi quel... che sono addirittura sollevati che... Allora, vabbè, uh... noi siamo ancora... <ride> allora, qui di nuovo si dice... Non fa per me, grazie di averla vista, e mi è stato un piacere, può entrare nelle mie geometrie. Chiaro, Lorenzo, dobbiamo lavorare di lima, di scalpello, di carta abrasiva per trovare, però ecco che mh, è un livello davvero massimo, livello massimo. Andiamo avanti. Allora, io vorrei andare avanti dando i prezzi perché... Facciamo, eh, finiamo delle... la carrellata sì, o diamo... no? allora facciamo così, no, che sono già le 10 e tu... un quarto, facciamo la carrellata con dei prezzi Elena, così cominciamo anche a movimentare un po'. Allora, ritornami un attimo su questo dittico perché... Perché non so se l'abbiamo viste proprio tutte le... vabbè, dai, vediamo, no. intanto l'offerta della allora, serata perché, della perché della quella sarà... è fondamentale io ho messo anche già qua anche l'album perché... Insomma abbiamo visto la grandissima numismatica, guardiamo però la grande numismatica con anche un'attenzione particolare ai prezzi. Offerta 125 anni, per chi si collegasse sì. adesso che cos'è? Sono i nostri 125 anni di storia, Bolaffi dal 1890, per noi la storia è un oggetto da collezione, quindi grande collezionismo numismatico e non solo di casa Bolaffi. L'attenzione per tutto questo anno di Lorenza e mia qual è stata? Ogni settimana premiarvi? Dell'attenzione portandovi. Devo togliere dal tavolo, scusa Elena, ma è un momento importante. Ci è arrivata e, una conferma <ride> in diretta. E quindi. Ehm, che cosa togli Lorenzo? Un sospanto. Facciamolo insieme, Federico, perché questa, questa moneta deve raggiungere quelle terre e quindi deve raggiungere no, ma la magna Grecia. Grazie, eh, io sono sicuro che nonostante i numeri che abbiamo detto sono importanti, è la moneta davvero che sarei felicissimo Mimmo di fare entrare nella tua raccolta, perché è una moneta meravigliosa. Ne parleremo insieme fra qualche giorno. Grazie e andiamo no, avanti. Complimenti, complimenti per questa conferma, complimenti. Complimenti, complimenti. complimenti. Wow. Dai, no, ma sono felice perché... No, la cosa più bella, Lorenzo, è qua, che la soddisfazione anche un po' di Lorenzo è la mia, che oggi abbiamo visto sti pezzi e lui mi ha detto, vieni, che ci sono dei pezzi che non hai mai visto, non li abbiamo quasi mai visti. Quindi era, eravamo oggettivamente, scusate, magari c'è anche un momento... Felici, non vedevamo l'ora inizia la trasmissione per portarmele e farmele vedere. Proprio eravamo come due bambini che eh sì, quando inizia, quando inizia. Sai quando appunto hai... no, è una soddisfazione, è una soddisfazione e ringraziamo anche chi va in giro per conto della Bolaffi, del nostro ufficio acquisti, per chi tiene i contatti chiaramente con questi grandi collezionisti di tutto il mondo che ci permette insomma quindi un ringraziamento a tutti di portare qua e anche chi certifica, perché sono arrivate veramente pochissimi giorni fa, ma sono subito passate al vaglio dei nostri esperti e grazie a voi soprattutto che ci seguite, che confermate, che ascoltate i buon consigli, che volete vedere dal vivo veramente questi pezzi che sono veramente più unici addirittura che rari. Quindi veramente un ringraziamento a tutti. Ma andiamo avanti perché andiamo avanti anche con i pezzi. Per gli inviti ah, al collezionismo, eh sì, per, perché... per gli inviti al collezionismo, per la voglia anche un po' di Natale e di regali per distinguervi facendo veramente un regalo interessante. Ma mh, innanzitutto un regalo fatelo a voi stessi. Volaffi, appunto, per i 125 anni ogni settimana c'è un'attenzione, ve lo facciamo noi il regalo. Cosa vuol dire? Che prendiamo delle monete. In questo caso sono addirittura due, quindi un dittico naturale sì. che, tra l'altro, vi ricorda. E richiama e fa parte veramente di uno dei capitoli centrali della Bolazza della storia d'Italia. 1861: Regno d'Italia nasce, grazie soprattutto, non solo, ma grazie a Vittorio Emanuele II, che da re di Sardegna passa a essere re d'Italia. Queste sono due monete proprio emesse. Vedete un paio, un anno e mezzo, un paio di anni dopo, 1863, il marengo, il 20 lire, la classica moneta dell'Europa continentale e lì la grande rarità è il mezzo marengo, il 10 lire, quindi moneta con un valore facciale, con un peso, un diametro, tutta la metà rispetto al 20 lire, ma ben più rara ed ecco che qua come diciamo sempre la grande numismatica non si fa sui pesi e quantità d'oro ma si fa sulla rarità. L'offerta della sera, le due monete che vedete inquadrate, abbiamo un numero di lotti veramente disponibili, più l'album per raccoglierlo, sì. ve lo facciamo vedere, non l'abbiamo ancora fatto vedere, È un album che, che raccoglie gli ori d'Italia, quindi le monete d'oro della grande collezione, una, una, un album come vedete con la sovra copertina, carta prestigiosa e poi che cosa e poi la grande storia, perché il, contestualizziamo sempre le monete, non lasciamole solo lì essere una Polaroid, regaliamo anche delle schede in modo da avvicinare sempre più persone alla grande collezione, ecco vedete storia, 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 storia e poi che cosa però. Eccola qua. Le capsule e la possibilità di inserire quel 10 lire che è la piccola, grande rarità di questo dittico all'interno di queste comodissime capsule. Avrete la pagina con tutta la dedica e il dettaglio e le caratteristiche delle monete e la possibilità di inserirle in queste, perché sono capsule brevettate dove potrete mettere le monete. Il tutto questo a un prezzo bloccatissimo, perché sono un paio di anni che la vendiamo in negozio e non solo, a 950 euro le due monete con questo bellissimo album. Solo per questa trasmissione, solo per la diretta, prezzo speciale, 125 anni, 890 euro. 60 euro di sconto su un invito al collezionismo vuol dire veramente, veramente, veramente... Ehm, Un'attenzione speciale, veramente un regalo che vi facciamo. Attenzione, lo diciamo sempre: per chi le avesse prese a 950 euro, chiaramente ci sarà un buono sconto, per 60 euro. Spendere. Quindi non vi sentite offese, ma noi vogliamo. Si è a tale e troviamo che due monete d'oro a 890 euro all'interno di quello splendido album. Volendo, vi possiamo mandare anche un cofanetto, vero Lorenzo? Sì. Con due fori perché se volete tenervi voi l'album e omaggiare il cofanetto con le monete, insomma. Portatevi avanti veramente anche con lo shopping natalizio. Allora, Pochi lotti disponibili. Già in conferma, mi diceva Andrea, mentre tu lo raccontavi, tre di questi meravigliosi dittici a 890 Beh, euro, eh. quindi anche questi li ringrazio perché non vorrei che arrivasse il messaggio che eh, ci complimentiamo e ringraziamo solo chi sceglie le grandi no, monete, anzi. Tutti i grandi collezionisti cominciano con piccole cose, sappiate, c'è sempre un percorso. Poi c'è chi quel percorso lo fa comprando due monete ed è il suo percorso. C'è chi dice invece lo sviluppo nel tempo e lo vado a specializzare. Ma davvero siate curiosi, sappiate anche entrare un po'. Magari con, in punta di piedi in questo mondo, perché ognuno lo deve fare secondo le proprie geometrie. Sappiate che potete confermare queste monete, farvele portare a casa, venire nei nostri negozi di Torino, Milano, Roma, Verona, dove vi è più comodo, noi da voi o voi da noi, e poi dopo averle viste, dopo averle sfogliate insieme, questo album, decidere se acquistarle o meno. Allora adesso io vorrei fare perché. Io poi vorrei anche quel. Prima di presentare poi di nuovo le monete romane, facciamo vedere quel bel filmato. Ah sì, hai poi. ragione. Allora, facciamo dai, vedere, facciamo. Le, e diamo le quotazioni delle monete greche d'argento, perché anche lì ci hanno chiesto informazioni. Allora, andiamo, andiamo cominciamo con... Andiamo con, con ordine, con dai, altrimenti. Allora, Afrodite... La dracma. Allora, vedete che abbiamo parlato di stateri, tetradrammi, i più attenti avranno saputo e sentito che vi raccontiamo che statero è un'unità di misura. L'unità di misura di base del mondo greco era la dracma, e lo è stato fino al 2001 e poi lo ha rischiato di ritornare qualche, qualche mese fa. Ecco, poi si coniava come multipli o sottomultipli di questa dracma. Statere 3 dracme, didramma 2 dracme, tetadramma 4 dracme. Questa pensate che è proprio la base, quindi è una dracma di Afrodite coniata a Cnido in Caria, meravigliosa per antichità perché 478 a.C. Prima, posso... prima del 478 è talmente antica che è difficile addirittura datarla. I nostri periti hanno detto che l'unica grandissima certezza, oltre alla bontà, all'originalità, chiaramente, allo stato conservazione della moneta, elevatissimo, è la datazione prima del 478, prima del V secolo a.C., 2500 anni fa. 2500 anni e 2730 la richiesta per una moneta data in qualità 40%, perché per questo tipo di monete ancora create in incluso. Con questo quadrato incuso, con questa uh, testa di Afrodita veramente arcaica, veramente antica e con il rovescio che vi prego... Dalla, di inquadrare questa protome di leone che esplode in tutta la sua forza e la sua violenza perché andava proprio a darci questa con quella lingua eh. che fuoriesce guarda, guarda la cattiveria veramente del <ride> ma come facevano nel V secolo avanti Cristo eh. che abilità, che senso già estetico avevano un sviluppato un'arte superiore, un, arte superiore un mondo superiore ancora nella semplicità Prima di questo veramente oggi lo dice a Lorenzo non c'è nulla, ci sono dei tondellini di metallo, magari con una piccola punzonatura che giravano, ma e pochi anche, le prime veramente monete degne di tal nome addirittura di avere un valore, quindi queste, come dicevi tu, era una dragma, sono queste. In là del 478 a.C. non andiamo. Allora andiamo a dare qualche quotazione anche delle altre monete. Nel frattempo, eh, giustamente la regia va a pescare da quello che è una delle più grandi raccolte al mondo, quella della Alfa Bank Greca. Gli esemplari disponibili nella raccolta di questa Alfa Bank e vedete come spesso le grandi raccolte non abbiano le grandi monete in grande qualità. Questo è l'esemplare disponibile in Alfa Bank. Che oggettivamente, no. oggettivamente, perché questo lo dice a noi sembra. No, no, ma lo ditelo anche voi. Guardate l'effigie, il volto di, della bella Afrodite in incuso, come dicevi tu, guardate anche la tecnica, guardate poi Lorenzo, dopo magari la faremo vedere un po' più con calma per farla assaporare, prendendola magari di piatto per far vedere il tondello veramente che erano quasi uscivano così dalla natura, erano ancora tondelli veramente mh, arcaici, però come il colpo era già preciso e come la capigliatura, quella mh, corona che è intorno, guardate ancora anche con un gusto chiaramente molto antico, però i capelli come sono evidenti, raccolti sulla nuca, fermati da un nastro come potete vedere bene sottile, tutto questo nel V secolo avanti Cristo. Una moneta, 2730 euro, tra l'altro pagabili. Sempre, tranquillamente, pagabili. Si può dire a rate, insomma, ah, magari sì, però, pagabili a rate eh, per monete così antiche, con un certificato expertise della Bolaffi. Eh, vi domanderete: ma com'è possibile che una moneta di 2500 anni fa, a 2730 euro, dopo che l'abbiamo vista in quel museo, in quella collezione incredibile dell'Alfa Bank? Perché è sempre una questione chiaramente di numeri, eh. di facilità o meno di reperire delle monete. Ecco, la Bolaffi riesce a portarvi pezzi unici, pezzi veramente da musei, perché come vedete sono conservati nei grandi musei del mondo, a cifre affrontabili. Non diciamo ci fa grandi piccole perché ci mancherebbe, non ah, ci sentiamo di questi tempi soggettivi, però affrontabili. Quindi non vi limitate, un colpo di telefono, un sms, un whatsapp sui numeri che vedete, andrà pronto a rispondervi per farvela mettere da parte e magari venire a vedere i nostri negozi. Abbiamo, eh, così completiamolo questo, questo grande percorso dell'antichità, poi ci dedichiamo anche a monete più moderne perché giustamente ci sono anche gusti differenti, però volevo dare un po' di quotazioni, proprio secche. Um, poi facciamo vedere quel filmato mm. meraviglioso Persefone allora un'altra moneta che per bellezza non è seconda a nessuna abbiamo ammirato e le avete apprezzate le grandi monete d'oro ma questo Persefone questo Persefone tra l'altro in quello che è un tetradrama anche questa è una moneta abbastanza curiosa coniata sapete dove <ride> tutta torna eh, qui, e qui questa va, va, va messa a fianco all'altra eh e questa è Cartagine, e qui è Cartagine, e allora abbiamo Siracusa contro Cartagine. A Siracusa le grandi meraviglie che appena godute, e a Cartagine altrettanto perché questo tetradramma di Persefone offerto questa sera a 2100 euro, grandi dimensioni, 19 mm, con il rovescio. Posso regalare il rovescio? Eh, appena mi date un cenno, che è quel rovescio più tipico, più legato alle grandi monete cartaginesi, che ha sempre accompagnato e le monete d'oro e le monete d'argento e le monete in elettro, perché qualcuno ricorderà come esistono <ride> anche in le, elettro. Le, le famose ele monete in elettro di Cartagine viene. proprio. E invece eccolo qua, eccolo qua, chi? Il cavallo. Ed è un cavallo... Chiaramente più stilizzato, più eh, asciutto. asciutto, più asciutto. stiloso forse. Eh? Quasi una radiografia in qualche modo, no? guarda come si vede le muscolatura, ma l'ossatura proprio un po' primordiale del cavallo. Qui è una questione di stile, è una questione già allora di incisori, anche di gusto personale. Ma la caratteristica, la peculiarità oltre al cavallo, che come dici tu, è uno degli elementi ricorrenti su questa tipologia di monete. E quel, sole. e quel sole quel sole raggiante invisibile e raggiante, come fa a essere così ben visibile? Perché è di nuovo una questione di equilibrio della moneta, comunque di centratura, di stato di conservazione, di tondello. Vedete il sole come tangente, come non è stato anche i raggi rovinati no? nella parte superiore. È la grande qualità. Le monete d'argento sono monete chiaramente più Difficili da trovare in alta qualità perché l'argento si ossida un materiale e circolavano anche di più. Venivano utilizzate più rispetto agli aure apprezzate a 2100 euro. Un tetradramma di Persephone, talmente bella da essere addirittura rapita dallo zio e portata nell'aldilà per sei mesi all'anno. Grande Il ratto di moneta da affiancare ai, ai grandi argenti: la grande mitologia, le grandi Bellissimo. monete originali originato. Allora io vorrei, però, lo, la prendo perché posso. perché le, la voglio. Grazie. Grazie che di questo, questo Bernini, questo ratto di Persephone, una delle statue più belle conservate nella galleria Borghese, Lorenzo. Questo ratto, scusami, lì andate a Roma a vedere la galleria Borghese perché è una statua incantevole. Però questo tetadama di Persephone possiamo portarvelo a casa noi in visione. Volevo completare la carrellata di, perché abbiamo visto due auri fantastici. Mm. Uno è andato in conferma. Abbiamo ancora il, il Demetra che secondo me dovrebbe davvero Ma essere. Secondo me aveva già solleticato l'interesse. <ride> Però ce l'hai il diritto di questa Atena, Enrico, in, uh, già disponibile. Perché volevo vederla affiancata. Gli stateri di Atena in oro, quegli stateri di Atena di Alessandro Magno, eccolo qua, sono monete che uh, in un percorso di trasmissione, di collezione eh, abbiamo affrontato, abbiamo anche visto qualche volta, trovo molto bello e di nuovo torniamo alle, alle, alla bellezza di questa, di questa proposta, di, di queste proposte di questa sera, perché grande dimensione questo statere, eh, veramente un diametro importante, un diametro di 19 mm, l'immagine crestata con questo elmo crestato di Corinzio, ornato, ornato col serpente, le quattro trecce, insomma il Molto La bello. grande qualità, il grande Mi modo... Mi piace di... da impazzire al rovescio, mm. ma proprio da impazzire, perché questa figura, già vista magari su altre monete della Vittoria Alata, questa nicchia Alata, col nome di Alessandro che corre lungo il eh, parallelo all'ala. Della, della dea, ma poi ci sono due particolari che la rendono speciale, quest'asta che tiene con la sinistra e quel piccolo cerchietto, lo vedete, che in realtà è un richiamo di uno scudo tipico dei Beoti, della Beozia, di questa, di questa regione. Diciamo greca, particolare, è uno scudo molto particolare. Adesso non sono capace a di disegnare, così si vede molto piccolo. però, se andate a cercare proprio scudo della Beozia su internet, ve lo vedete questa forma curiosa con questa specie di eh, 8 in mezzo. Ecco. Dettagli che la rendono mh, una eh, moneta di Atena in una proposta molto interessante. perché parliamo di 13.650 euro, 40% di qualità. E qui vedete com'è qualità. Alta, bella moneta, prezzo decisamente più eh, contenuto rispetto ai grandi aurei poco fa visti, poco favisti, perché? Perché è coniata durante il grande regno di Alessandro Magno. Eh, nì, ce l'hai una, prova a cercare ancora un'immagine se ti capita, amico, perché secondo me qua non si capisce bene. E, ecco eh, quindi grande moneta, dicevo coniata in un grande regno, quindi in un numero superiore e questo ci permette, vi permette di affrontare la, 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 la valutazione di questa moneta su una cifra decisamente più, più contenuta. L'otto è il numero 3, a 13 40% qualità, 13.650 euro. Oh. Allora. E qua il capitolo diciamo che poi ci torneremo chiaramente, anzi sì. fatela voi la trasmissione, fatela voi, c'è qualcosa che vi è colpito, qualcosa che vi è piaciuto in particolare, volete ritornare sul diritto rovescio di una moneta, un colpo di telefono, un sms, ci torniamo volentieri. Adesso ci guardiamo un filmato ah, che qualcuno che... ha già visto legato alle monete romane, poi torniamo ah. su, quel sesterzo, rientriamo su quel sesterzo di Augusto perché è una chicca anche quello che giustamente eh. merita attenzione però così è una bella cornice eh, apriamo sì, sì. con questo filmato vediamoci il filmato e poi poco. lo vediamo piace questo video? Noi che l'abbiamo già visto qualche volta continuiamo a guardare. Io ho do un'altra volta, sei visto a me eh, piace molto però insomma. È vero, lo, lo abbiamo detto anche la, la settimana scorsa, fateci, siete gentili e carini, lo siete stati, fateci sapere anche solo con due righe di whatsapp, sms se non volete chiamare, se vi piace, se ehm, in qualche maniera vi arriva come si dice no, in termini televisivi. Noi vi faremo un piccolo pensierino, vi manderemo un cataloghino, ce cioè l'hai il catalogo delle monte certo, romane. È il mio, eh, quindi è, non è, è proprio nuovissimo, è un nuovissimo, però, però è un cataloghino che continua a essere sempre di fascino utile perché? Perché ripercorre la storia di Roma, della Roma imperiale, attraverso tutti i grandi. Protagonisti chiaramente, partendo dai primissimi adesso aspettate, eh? e per ognuno chiaramente viene presa il riferimento. Adesso aspettate una pagina qualsiasi, chiaramente Caligola Claudio con le monete principali. Insomma, un bel veramente libretto. Se volete per avvicinarvi per chi non conoscesse ancora per approfondire insomma il mondo della monetazione della Roma imperiale. Quindi, basta un sms, un whatsapp, un colpo di telefono. Diteci cosa ne pensate, aiutateci sempre a migliorare, a fare una trasmissione che sia più vostra. Sì, Noi nel, siamo un po' a vostro servizio. Nel caso anche. del video, siccome è un video in cui abbiamo lavorato tanto, lo utilizzeremo per delle campagne pubblicitarie, approfittiamo un po' di voi nel chiedervi un giudizio, un'opinione, un parere, che tipo di appunto se il messaggio è chiaro ed è anche piacevole nell'ascolto. Se vi va di fare questa piccola telefonata o di mandarci un messaggio. Con i vostri dati e la vostra opinione vi manderemo per questo piccolo omaggio lì. Non c'è nessuno che viene a casa vostra, ve lo spediamo, no, no. è un omaggio e quindi ci mancherebbe. Allora, dopo questa bellissima ah, immagine, io vorrei arrivare all'immagine evocativa di una moneta che trovo eh, incredibile perché è l'inizio di quello. L'avete visto, no? le monete hanno eh, salvato la vita, l'hanno tolta, hanno comprato eh, anche l'amore mica come noi che non abbiamo bisogno di comprarlo che siamo talmente amati no? eh sì. beh, insomma, speriamo scherzo ecco, eh, mi dai per favore il primo piano della moneta ecco, io eh, in una serata come questa dove davvero diventa poi difficile eh, magnificare con la stessa forza con la stessa energia eh, tante monete così belle un sesterzio di Augusto allora i sesterzi sono quelle monete tra le più complicate da mettere in una raccolta, perché? Perché il sesterzo è fatto di materia semplice, cioè questo ricalco, questo ottone o i bronzi di fine impero sono spesso uh, mangiati dal tempo e i sesterzi, soprattutto dell'inizio dell'impero romano, sono cosa assai rara. Sapete perché? Perché all'inizio di tutto questo percorso, il Senato che coniava le monete non aveva sicuramente voglia di celebrare e tributare chi che sia, tantomeno un uomo che aveva assunto il potere togliendole molto al Senato stesso. Bene, siamo nel 38 a.C., uh, Giulio Cesare è stato assassinato nel 44, nelle famosi Idi di marzo, il potere si è distribuito in una fase intermedia tra Tre figure importanti, una è Ottaviano, il figlio adottivo di Cesare, uno è Marcantonio e l'altro è Lepido. Questi tre uomini si incontrano, c'è una bellissima ricostruzione fatta da quella trasmissione meravigliosa, fonte di grande ispirazione per noi che è Ulisse, questa trasmissione di, di Angela. E, proprio ricostruisce questo momento, questo incontro tra Lepido, Marcantonio e Ottaviano che sono lì e si dicono in buona sostanza che facciamo, ci scanniamo a vicenda tra di noi oppure troviamo un accordo. Dopo giorni trovano un accordo e decidono di spartirsi un po' il potere, proprio spartendosi fisicamente l'impero. Bene, in questa fase eh, Ottaviano assume già un potere importante, rilevante. Punto ad arrivare a coniare monete e a coniare un sesterzio che riporta sul diritto il suo volto ed è un volto veramente giovanile. Chi ha già visto. E scelto a Volga, anche a casa, le grandi, anche i grandi sesterzi di Lione, di Lugdum, fatti su, diciamo successivamente, lo trova già con un volto differente. Questo è un Augusto meraviglioso, un Ottaviano ancora non imperatore. No, non ancora imperatore. Pensate che passeranno ancora 11 anni eh prima sì. che lui diventi imperatore. Ma era oggi diremmo il leader all'interno di questo triunvirato, assoggettato dopo poco Lepido, no? poi mh, sconfisse, vedremo poi dopo e eh, suicidò Marco Antonio, però diciamo che all'interno del potere sicuramente lui era il leader, era l'uomo principale, era l'uomo anche più potente che si poteva permettere già di personificarsi, no? cioè di autocelebrarsi su una moneta. Ricordiamo che il tributo massimo sarà poi nel 27 a.C., quando il Senato gli attribuì formalmente il potere assoluto per la prima volta, ma è successo e di lì inizia l'impero. Qua siamo 11 anni prima, 11 anni di, di precedentemente, e questo rende la moneta ancora più rara. Una delle veramente rarissime testimonianze, tra l'altro. Di questo meraviglioso ricalco, di questa moneta che negli anni ha preso una patina incredibile, ma come dicevi tu, mantenendo uno stato di conservazione pressoché perfetta al diritto e anche al rovescio. Divi F, vedete nella leggenda, figlio di divino di quel Giulio Cesare divinizzato, è citato Dio Julius sul rovescio. Una moneta coniata tra l'altro in Italia, e questo è molto interessante perché appunto le zecche di coniazione di, utilizzate da Augusto e da Tiberio saranno per lo più quella di Lione, quindi fuori da, 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 diciamo, dalle mura romane. E quindi abbiamo disponibile in qualità 30%, una qualità bella, ma al di là dei numeri, godete della bellezza di questa moneta. A 7875 euro un sesterzo d'Augusto e qui davvero uh, dice ma tu ogni volta hai in mente una persona sì io ho in mente delle persone perché conosco la filosofia delle vostre raccolte o perché le seguo direttamente con voi insieme ai nostri consulenti o perché uh, mi, me le, mi vengono raccontate dai nostri funzionari e allora so uh, chi di voi sta seguendo il percorso dei grandi sesterzi dei grandi monete di bronzo allora un sesterzo di Augusto a questo livello la scegliere immediatamente. Se avete eh, invece la casella libera in quello che è una grande raccolta, altrettanto importante la scelta di un sesterzo curioso, particolare, ce cioè, ne sono tre tipologie di sesterzi di Augusto, quello appunto di Lione con l'altare, quello della colonia augustea in Spagna e poi c'è questo che... Non, non vi sto a dire più bello o meno bello e più, tutti sono belli ci sono collezionisti che se stessi da li comprano tutti e tre perché ognuno ha una moneta diversa dall'altra perché sono talmente diverse, talmente particolari che non vi limitate se il personaggio vi affascina se... I sesterzi che sono la moneta del soldato, è la moneta anche più fisica, più importante dal punto di vista proprio così, di grammatura, di grandezza, vi affascina in modo particolare, non vi limitate. E la collezione deve, dovete scegliere voi, personalizzarla. Cosa ci può essere più bello che avere più monete, magari di Ottaviano Augusto nel suo percorso e quindi avere una moneta, un sesterzo di Ottaviano Augusto, magari imperatori, quindi negli anni già dell'impero, e queste invece in anni precedenti, addirittura 11 anni prima dall'inizio dell'impero. Moneta di grande fascino, piena di simbologia, quella stella, otto punte di Vifilius. Guarda come già. C'è un culto della persona, un modo di veramente una personificazione, un'autocelebrazione da parte dello stesso Augusto che si mette addirittura al diritto di una moneta. Queste sono. Cose forti, no? sono messaggi forti che passavano allora perché nascevano così in una zecca, tra l'altro come hai detto tu su territori italiani andavano in giro per lanciare già dei messaggi di leadership, oggi si direbbe all'interno di un triunvirato. Le polaroid del passato sono queste, noi sappiamo tanto del passato e della storia, le trasmissioni come hai citato tu Ulisse e non solo, si basano anche proprio sui percorsi di queste monete, su quello che raccontano e come sono arrivate. Fino a noi quindi 7.875 euro per uno ricalco per una grande moneta del primo, perché poi alla fine questo è veramente il numero uno, non è il numero uno in assoluto, perché la collezione, come sapete, delle monete della Roma, della Roma antica parte con Giulio Cesare, ma il primo imperatore, quello a cui dobbiamo. Insomma, la nascita dell'impero, abbiamo visto nel 27 a.C., è proprio lui, Ottaviano Augusto, figlio adottivo di Giulio Cesare, autopraticamente proclamato, poi chiaramente con l'aiuto anche del Senato, imperatore. Qui veramente siamo entriamo nel grande capitolo, che diciamo, siamo entrati grazie anche a quel filmato che speriamo sia di vostro gusto e vi piace, però andiamo avanti perché abbiamo altre monete molto particolari. Qua siamo alla prima, no? proprio siamo all'inizio della monetazione bro dei bronzi e però adesso facciamo un salto, un salto arriviamo invece agli ultimissimi hai detto diciamo. bene, hai detto bene mm. anche se giustamente si, si utilizza il termine bronzo in generale nelle monete romane Somma. però all'inizio era ricalco, questa lega di rame e zinco d'ottone nel tempo, forse sono un po' da però Federico, lo faccio io o lo fai tu? Tu. Ecco, nelle grandi, eh, Nel tempo l'oricalco, che era comunque una lega ric eh, molto ricca, viene abbandonato a vantaggio di quelle che sono le monete in puro e, e semplice bronzo. Ecco quindi che eh, questa diminuzione di valore eh, intrinseco all'epoca chiaramente era una diminuzione eh, oggettiva, invece in questo momento non è un minus, perché evidentemente stiamo parlando di una moneta in cui il materiale ne diventa un dettaglio. Abbiamo due eh, incredibili eh, doppie mariorine, questo è il nome di queste monete, in bronzo. Quindi cambia anche addirittura eh sì. il nome, insomma, non è più un sesterzo, ma la tipologia è molto simile, ecco, l'evoluzione della specie. Esatto, allora abbiamo... Valentiniano alla sinistra con vedete l'immagine diademata dell'imperatore con il busto chiaramente riccamente adobato, diademato di perle, drappeggiato e corazzato dell'imperatore, questo Valentiniano I che porta veramente verso la fine l'impero romano e sul rovescio proprio l'imperatore, adesso lo andremo a vedere, l'imperatore, ecco la figura dell'imperatore sulle monete, lo dico sempre, non mi stancherò mai, è grandissimo valore aggiunto, non lo pagate un centesimo in più, ma l'imperatore con la testa rivolta verso destra, che proprio guardava diciamo, il sorgere del sole, tiene il labarum nella destra, il globo sormontato, non crocifero, ma sormontato dalla vittoria, con la sinistra, ecco questo, questa doppia maiorina di Valentiniano, Pensate, e lo ripetiamo, a 1260 euro, qualità 40%, quindi sempre grande qualità, una in meno ma bella, questo sempre, la sappiate mettere in collezione. E la grande coppia. E quella è la grande coppia, perché qua siamo partiti Giuliano. da quella più recente, tra virgolette, che Valentiniano prima, ma l'imperatore precedente, e giù quel Giuliano, l'apostata, quel Giuliano che cercò di... Cambiare un po' le carte, qua stiamo ancora vedendo Valentiniano, lasciamo un attimo la regia, invece sulla vostra destra abbiamo in realtà la moneta quella più antica, legata, insomma, che rappresenta Giuliano La Possata, questa sempre doppia maiorina, bella, perché bella. proprio bella di grande qualità anche questa perché siamo un 35%, sì. contate che sono monete, come ha detto Lorenzo, qua il valore dell'intrinseco, il materiale era andato chiaramente peggiorando, no? peggiorando, perché le monete dovevano sempre insomma, valer meno, quindi erano state svalutate, eppure anche se il materiale è meno di pregio, guardate il grande stato di conservazione, guardate la capigliatura, guardate la barba. Tra l'altro Giuliano Apostata ha una raffigurazione ben precisa che ci permette di riconoscerlo, identificarlo facilmente, sempre con questa ormai ehm, corona, doppia corona di perle che cinge il capo e il busto riccamente trappeggiato e corazzato per un gusto che sempre più si va più orientaleggiando. Si ricordiamo la decadenza dei costumi, lo sgretolarsi dell'impero, però invece per contro sulle monete si cerca di far passare un messaggio di grande e profonda ricchezza. No? Quindi c'è sempre un riequilibrarsi a questo punto di vista. Qua, grazie alla regia che ci regala un'immagine di una statua di quel Giuliano L Apostata che cercò di... Fare un po' un passo indietro rispetto a quello che era stato la Costantino, l'editto di Costantino e la libertà di culto ai cattolici. Insomma, cercherò di, di ostacolare un cammino che però era ormai no? diventato importante. È difficile fare passi indietro, soprattutto per quello che riguarda la libertà di culto. Ci proverà tanto che anche il nome apostata arriva proprio di lì però noi lo guardiamo sotto il punto di vista della moneta e guardate quel rovescio il rovescio è un tipico rovescio della monetazione di Giuliano che raffigura il torello apis che bello. questo torello apis perché perché come diciamo è un ritorno un po un culto pagano delle origini no non riconosciuto più la libertà di culto e quindi la religione Cristiana che se andava sempre più affermandosi, c'è un ritorno anche a livello di monetazione, quindi delle immagini, a un'origine un, un po' più mitologica, un po' più mitica, sicuramente per nulla religiosa. Eccolo qua, un'immagine... Statuaria del Torello Apis, questa appunto divinità pagana, 875 euro, le doppie marioline, infatti, una coppiata bellissima di bronzi eh, romani, uno più bello dell'altro. A questo punto, io direi, Elena. Siamo, facciamo, diamo una quotazione perché ci hanno chiamato e ho detto avete fatto vedere quelle magnifiche 5 dai, sono facili tra l'altro veloce da, da però perché poi, poi una, carrellata una carrellata là. di no dico veloce Lorenzo sì, non, sì, non no. la regia <ride> che ti <si> è preoccupati <ride> della velocità dai andiamo e diciamo anche sono 5, allora. hanno un valore allora Repubblica Italiana monetazione in lire quindi quella monetazione che col 2001 Devi termina da qua, e Fa spazio all'Euro e quindi parliamo di collezione chiusa, di una collezione ormai finita, con tirature ben limitate e con chiaramente valori eh, di catalogo, eh, tirature, insomma ben precise e ben delimitate. Allora, di quella collezione bellissima Diori, di ori di 100.000 lire d'oro, che parte dal 93 e finisce col 2001, oggi abbiamo l'esemplare, proprio il primo. 1993 dedicato alla Banca d'Italia, l'otto numero 17 della serata, è inutile dirvi che queste monete sono tutte in 100% qualità bolaffi, quindi cosa vuol dire? L'unico vero, reale fior di conio, quindi le monete sono uscite dalla zecca italiana, dalla zecca dello Stato così. Nel 1993, incapsulate mai più aperte. Quindi noi qua certifichiamo il vero e proprio 100% qualità Bolaffi. 1.570 euro. Procediamo con l'esempio. Sì, sì, no, avevamo detto no, di fare sì, una sì, veloce sì, sì. nel 94. Avevo... Non fu coniata perché... nel 94 si saltò sì, no. è l'unico anno Poi nel 95 non le abbiamo tutte. Me eh no. ne abbiamo portate quelle che le avevamo e oggi. le magnifiche 5 le <ride> più rare l'otto. numero 18 nel 95 si festeggia, si ricorda, Santa Croce, quindi siamo. A Firenze. a Firenze chiaramente con quella bellissima navata che potete vedere 1790 euro. Vedete che i prezzi a parità di 100% di peso, perché le monete pesano mm. tutte nello stesso diametro, i, le, i prezzi sono diversi. Perché? Perché le tirature non sono state sempre le medesime. Quindi ci sono 100.000 lire più rare e 100.000 lire leggermente meno rare, ma sono ormai tutte grandi rarità. Proseguiamo con l'8-19, andiamo a Bari. 100.000 lire, Basilica di San Nicola, 1997. 1790 euro. Bellissime queste monete, fondo specchio con questa doppia lavorazione, punto sul campo a specchio e poi a sbalzo con, opacizzato, i particolari di questi monumenti. Per dare monumenti, tridimensionalità, di queste, eh, per dare importanza a. Guardate, questo colonnato splendido interno alle Basiliche di San Nicola. Passiamo al penultimo lotto che riguarda queste bellissime monete della Repubblica Italiana in oro, lotto numero 20, arriviamo a un anno particolare, il 2000, e allora si ricorda il primo giubileo che era stato nel 1300, quindi a 700 anni di distanza. Ricordiamo quell'altro giubileo, e allora poi lì avremo tanto da parlare dopo con quelle splendide monete di Giovanni Paolo II, sì, perché sì. la numismatica è bella perché qua. C'è da parlare, ci sono i tre d'union, ci sono i collegamenti storici, temporali e, e il minimo comune denominatore che forse è anche il massimo qua è la numismatica sulle grandi monete. Qua ritorniamo con un dettaglio della basilica di San Giovanni in Laterano per festeggiare questa commemorazione del primo giubileo del 1300. 100% chiaramente qualità Bolaffi, il prezzo è sempre 1.790. L'ultima, ma non l'ultimissima. è il 100 lire dell'ultimo anno in cui sì, le messe proprio le lire, quindi anche questa moneta è il 2001. Sud è proprio no, non una collezione, ma proprio un percorso, la lira finisce qui, l'ultima moneta coniata in lire. E questa sera avete una possibilità più unica che rara, di non essere tra virgolette costretti eh, a subire l'effetto Elena. Qual è l'effetto Elena? L'effetto <ride> Elena è quella per cui quando abbiamo le coppie 50 e 100.000 lei dice guai a dividere. Guai no? perché <ride> poi sto Scherz. la difficoltà di trovare una e l'altra a rimetterle insieme perché gli anni viaggiano un po' insieme. Quindi vi dico. Però, non mi piace eh, dividere, no, no, anche se vero, poi vero. tu giustamente Lorenzo dici ma no ma scusa se una persona ha preso o ricevuto il regalo. Però preso... i 100.000 sono i più rari, quindi avete la possibilità di sceglierne praticamente 5 su 8, perché 8 è la collezione completa. Uh, quale scegliere? Beh intanto quello che vi manca se non ne avete già e approfittatene perché anche qui vi ricordo, gentili ospiti, che noi a fine anno alziamo i listini su tutto. E quindi a 1570 anche il 100.000 lire bellissimo Oltre ad essere un'idea geniale se avete un vostro caro qualcuno che è nato nel 1993, nel 1995, no, diventa... nel 1997, nel 2000, nel 2001, avete un nipote, un figlio, anniversario di matrimonio. Anniversario di matrimonio. Ma guardate, cioè ci sono mille e uno e, uno <ride> e più e uno motivi. Esatto, motivi. mille e uno motivi per iniziare a collezionare, o anche perché no? Acquistarne solo una, Lorenzo, perché magari sei di Bari e sei devoti. A San Nicola e si vuole proprio quella in particolare. Allora io direi do ancora due quotazioni. Tutti con cofanetto originale, certificato. Insomma, vabbè. Allora voglio dare. Per, anche. Cavolo, perché con la carrellata? Ma, la eh sì, ma poi la facciamo, però avevamo. Te lo ricordi il signor Pietro di Roma? Dovevamo fare sì, una piccola dedica. La dedica eh, Non sono riuscito a. Chiama le monete del regno di Sardegna, esatto, vero? Esatto, ha già una collezione, quindi eh, sta valutando di sceglierne delle altre. Avrei voluto avere più cose da mostrare. Mi farebbe piacere anche mostrare di persona, le dico la verità, perché so che lei già ha fatto delle grandi scelte, spero sia l'ascolto. Però ecco, una moneta da confermare immediatamente, ma questo eh, di nuovo nell'ambito di una moneta che. Mh, Ovviamente, ha un livello di rarità inferiore a tante altre cose viste, ma bella così, bella così, Elena. Un 80 lire di Carlo Felice, bello così, al 40% a 3.330 euro, l'ultimo 80 lire coniato in Italia. Per chi ha già le monete di Carlo Felice da 20 lire e volesse percorrere un percorso che la porterà poi a completarlo col 40% e con l'80%, ecco, questo 80 lire a 3.330 euro, ehm, io lo trovo in ordine, perfetto, bello con, quella, con i capelli puliti non graffiati, non segnati ultimo 80 lire ultimo, ultime tra le ultimissime monete perché con Carlo Felice poi cambieranno con Carlo Alberto con un contorno liscio Esatto. con quella scritta FERT sul contorno poi si passerà con Carlo Alberto quindi il regnante successivo al contorno rigato quindi una moneta ancora con uno scudo che sa di antico, con una scritta anche più, diciamo in qualche modo se sì, si può dire barocco, nel senso un po' più arzigocolato, uno scudo però anche più riccamente, più complesso, insomma, nel suo insieme. Una moneta veramente importante. Molto bella. Allora, adesso faremo una carrellata. Sì. Vi dico solo una cosa, così io e Elena ci mettiamo anche a Il dare telefono. una mano al centralino. Allora. Abbiamo ancora, eh, mi spiace, oh, anzi sono contento, dirlo solo alle 11 perché abbiamo ancora un'ora di trasmissione, ma ne abbiamo più soltanto 3, ecco questo è un numero secco, lotti di questa offerta, eh, offerta a 125 anni, cioè il 10, il mezzo Marengo, il 20 lire, il Marengo di Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, offerto a 950 euro che diventano 8,90 solo per la diretta, per i 125 anni di Boraffi con l'album, con i cofanetti, con le, i cofanetti singoli o multipli, quindi approfittatene, non volete fare una collezione, portate a casa, scusate la brutalità, due monete d'oro di grande livello a un prezzo pazzesco, a 8,90 quando dovreste pagare 9,50 e quando sicuramente, ma questo non è propaganda, fa due mesi eh, giusti. Uh, aumenteranno sicuramente di prezzo in virtù dell'aumento del listino. Abbiamo ancora, ve lo dico e poi andiamo in carrellata, il cofanetto della, di Giovanni Paolo II con alcuni già. Dittici, però non so ancora quali, quindi rimane ancora aperta questa possibilità. 12.500 euro con un'attenzione particolare a Centralino per chi volesse Completa. confermarlo tutto completo così con il cofanetto, ancora originale, sì, eh? sì, 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 ancora sì. originale dell'epoca perché veniva dato solo a chi le comprava tutte, quindi... Sono pochi i cofanetti originali completi, grandi, per ma, tutto. Ma l'abbiamo detto, ne avete già qualcuno, non avete voglia di rivalutarlo tutto insieme, anche se uno magari lo compra tutto insieme lo... perché è un po' arte. Alla volta può essere un'opzione, beh, a quel punto chiamate per scegliere le annate. Le sono, ci sono tutte: 96, 97, 98, 99, 2000. Sono tutte legate alle basiliche di Roma. Tranne il 2000, perché questo giubileo, poi questa apertura della Porta Santa uh, oggettiverà poi la croce, Gesù e quant'altro. 2500 euro per la coppia, 12.500 per il cofanetto completo. Anzi, con una allora, piccola carrellata. Godetevi questa carrellata con musica delle monete che sono rimaste, perché. Siamo molto felici e grazie ancora per chi ha confermato queste grandi rarità che vi abbiamo portato questa sera. Al centralino anche con Lorenzo insomma, a rispondere alle vostre chiamate. Ci rivediamo tra poco. Intenso eh, il percorso fatto ancora una volta ammirando queste monete. Intenso è stata la nostra pausa del centralino perché non è stata una pausa, perché siamo stati impegnati, ma sempre più con piacere perché abbiamo avuto le prime conferme sui 100.000 lire. E quindi Grazie. vado a togliere a ringraziare il signor Alberto Era per qui. la scelta del primo 100.000 lire. Ha fatto una scelta giustamente di cominciare, ha detto uh, scelgo il 100.000 lire della Banca d'Italia, il primo della collezione, quindi complimenti perché... Dove eh, va di bello? Ad Alba. Qui? Vicino casa. Quindi. Magari vieni direttamente a Torino a prenderla, così ci conosciamo anche. Fate la stessa cosa anche voi. Luigi quindi, Audi, primo presidente vedete, della Repubblica, grazie, quindi grande dedica. Allargo un po'. Questi, così ancora disponibili quattro, ecco. Occasione ehm... più unica che rara, ripetiamolo: perché? perché tendiamo sempre, come dicevamo, io ho anche una bella immagine, quindi ve la ah, faccio brava, vedere. È Guardate: idea. scusate, solo un foglio così per carità, però per farvi capire che questa sì. è la collezione completa: no? gli ori della Repubblica, come potete vedere, dal 93, poi il 95, 96, 97, 98, 99, 2000 e 2001. Gli anni di emissione di queste splendide monete, non medaglie, ricordiamo monete: ogni anno un 50.000 lire e un 100.000 lire. Diciamo che l'anno si tende a non dividere, quindi, quando abbiamo disponibile, ad esempio, il 2.000 completo, il 50-100.000 lire si vende in coppia. Occasione più unica che rara acquistare il 100.000 lire il primo sulla vostra sinistra quello del primo anno del 93 è andato in conferma al signore gentile telespettatore di Alba rimangono questi quattro ricordiamoli brevemente dedicati a Santa Croce Firenze San Nicola di Bari al primo giubileo con un dettaglio di San Giovanni in Laterano e l'ultimo Sant'Andrea di Pistoia la formella, la formella sì, tra l'altro ultimo anno 2001 certo. anche chi ama questi passaggi, no? chiama gli ultimi e anche i primi, non questa, è la moneta di fianco, quella un po' più ancora sulla destra, proprio la formella, il lotto numero 21, e l'ultima moneta d'oro emessa dalla zecca italiana, il lire, 2001, proprio siamo gli ultimi mesi, l'ultimo anno di circolazione ancora delle lire quindi per chi è attento a questi passaggi no, di collezione questa veramente è veramente la fine di un'epoca, di un'era la fine delle lire no? iniziate e introdotte con quel sistema decimale portato da Napoleone I Bonaparte che arriva fino qua poi ci sarà il passaggio all'euro Allora ci sono stati giustamente, uh, se te... ...tremendi perché non vi sfugge niente. Cioè, ma il in cavellato iniziale erano le 9.10, mi avete fatto vedere una moneta d'argento di Demetra, poi siamo passati ci torniamo su quel quarto di nomos, su quel terzo di nomos di Demetra in oro, perché ma c'è una delicatissima moneta tra le mie mani che è sempre stata coniata a metà punto e ci riporta sempre l'immagine dolcissima di Demetra con questa corona di spighe d'orzo, guardate che meraviglia, io non riesco a trovargli la luce giusta, guardate che meraviglia. Quelle ombreggiature, lo dico perché Lorenzo magari a televisione ogni tanto penalizza le monete d'argento, eccola così è perfetta, non è sporco, non è un qualcosa perché non l'hanno pulita prima di portarla in diretta, è la patina. È la patina che le monete, soprattutto quelle monete che tendono a sedarsi, e l'argento, chiaramente come ben sapete, soprattutto le signore che ogni tanto devono lucidare l'argenteria, ecco, sulle monete non fatelo. No, no, la sì, patina no. delle monete è quello che rende ancora più autentiche. Certo, avete il certificato Bolaffi che come diciamo sempre è il vostro lascia passare, è il vostro passaporto della moneta per tutto il mondo, ma quelle patine, quelle leggere ombreggiature, quel nero che c'è tra una spiga e l'altra, lasciatelo perché è la patina che dà originalità alla vostra moneta. La volete scegliere è... una moneta d'argento pazzesca? Ce l'ho in mano. Perché questa spiga di metaponto, vedete che avete, abbiamo già ammirato in quella bellissima moneta d'oro, adesso ci torneremo, poi magari faremo anche una, un parallelo. Guardate questa moneta di grande dimensione, perché stiamo parlando di, di nuovo di uno statere, quindi di una moneta di eh, 19 mm, grande quanto un marengo. La vedete questa figura mitologica che c'è qui, ve la sto indicando col mio dito. E lo sapete cos'è? È un grifone. E io non so se si può ancora, non si può più avvicinare. Se mi avvicino io riesco a zoomarla un po' di più, oh, Federico. Però eh, scusate ma lo faccio in diretta perché voglio farvi godere di questo grifone. Guardate che meraviglia. Cavallo, eh. Alato, in realtà è una, un grifone con un grifone. Sì, sì, però acchio, sembra, sì, come posso dire, il volto da uccello, come un grifone. Eh, è una figura mitologica, mitos... insomma, di quel. E poi quella scritta che sembra darti lo scritto. Eccolo qua: Ah, grazie, possiamo, vedi che è un miss, un animale mitologico. Fantastico. Fantastica. Questa moneta coniata tra il 330 e il 290 avanti Cristo. Dove facile, eh sì, eh, è facile? E sì, c'è anche scritto sul rovescio quel Meta, quel Metaponto, quella zecca che ci ha regalato tante monete, tanti capolavori. Bellezza incredibile, Demetra di nuovo, la regina, l'idea delle messi, riccamente adornata. Guardate l'orecchino, il pendente. Ma guardate, Lorenzo, fallo assaporare se riesce a cogliere, più la profondità del conio. Ecco quella tridimensionalità, guardate quel tondello arcaico, grezzo se volete, molto trascurato per contro invece. Al diritto e anche al rovescio la raffinatezza dell'immagine. Questi sono quei contrasti unici, incredibili, duri anche, forti, che regalano le monete della Grecia Siamo classica, pettinate Gua queste Guarda, sì, <ride> guardate i chicchi. Senza sbavature, no? con un colpo di martello, ma I chicchi, tra le, tra le spighe. Tra i filamenti della spiga, i chicchi. Di, si, si intravedono, meraviglioso. Meraviglioso per una moneta offerta al 30% di qualità a 3150 euro. E allora il Demetra, il terzo di Nomos di Demetra, e andiamolo ancora a vedere un attimo, anzi, la voglio ecco, affiancare. Ma ve vicina? le mettiamo vicine sì, perché la voglio affiancare, la voglio vediamo affiancare. Vediamo due grandi monete della Magna Grecia, la divinità è la stessa, due metalli importanti. Ecco qui chi volesse veramente fare iniziare alla grandissima. Allora, il terzo dinomos di Demetra, coniato tra il 290 e il 280 a.C., è quel capolavoro, eh, mi ricorda un'immagine quasi... Ehm, Beh, quasi un... Un quasi, santo, sì, tu dici, una, no? quasi come un... una Eh Sì, perché sembra quella corona particolare che abbiamo riscritto prima, sembra quasi un'oreola. Un botticelli. E in avrebbe. più è anche tutta riquadrata, sembra cioè contornata. Sembra dipinta è botticelli, Elena. Quella. È vero, hai è è ragione, ragione. Ed è una delle poche monete d'oro con il volto di fronte di una divinità. La complessità tecnica di realizzazione di questa moneta, voi non ve la riuscite neanche ad immaginare. Perché coniare già una moneta come quell'argento quell con il profilo della divinità è assai complesso se ragioniamo del 330 a.C. Ma il colpo di martello e ancora prima l'incisione sul conio di un diritto. Guardate la scritta anche! Non si facevano quasi mai le raffigurazioni delle divinità frontali, proprio per la difficoltà di rendere onore, grazia. Alla divinità, al personaggio. Solo i grandissimi incisori che ai me rimangono sconosciuti perché erano degli artigiani, degli artigiani orafi, però non avevano un nome, non c'era ancora quell'usanza poi contemporanea di mettere addirittura sulle monete il nome dell'incisore. Solo i grandissimi cesore potevano prendersi, diciamo, la, libertà, la libertà, la licenza poetica, direimo adesso, artistica, di affrontare una divinità e metterla. Frontale, questa è la vera difficoltà. Vedrete sempre divinità ancora nell'epoca delle monete degli imperatori romani ci sarà sempre il profilo, perché è decisamente più semplice. Cosa ci può essere più difficile? Addirittura di, di raffigurare una divinità così profonda, frontale che addirittura guarda leggermente, però, da un lato questo per permettere veramente lo sguardo no? di seguire chi la guardasse. E un piccolo Grande capolavoro. È veramente una moneta che toglie il fiato. Ed è una potrebbe moneta. Molto rara, una moneta che nasce, tra l'altro, in un contesto storico molto eh, circostanziato. Perché parliamo della guerra tra i Lucani e i Bruzzi, quindi c'è una guerra. Alla base della coniazione di queste grandi monete, così come lo è stata e lo è quella di, di, che abbiamo appena che abbiamo visto. Prima di, Art di Artemide, confermata. Ecco, c'è sempre una, un motivo oggettivo nel mondo greco per cui si cogliono monete d'oro, non c'era bisogno per queste piccole polis. Questi... Pensate che queste non monete. Non per gli qui, scambi interni. All'interno diciamo. circolavano solo monete in bronzo, solo monete in argento, venivano mm. usate esclusivamente per pagare i mercenari, per pagare le, gli approvvigionamenti militari e bellici, quindi rarissime nella loro. Produzione. sarebbe bello vedere anche poi due rovesci delle monete Affian... entrambi affiancati affianchiamo perfama. queste spighe di metaponto sì. eh, amici... facciamole vedere un attimo facciamo vedere veramente che cosa ci regala questa sera la buonafi e cosa ci permette di portarvi e il parallelo e questa spiga che rappresenta ancora ricordiamo che la prima serie della Repubblica Italiana dopo la seconda guerra mondiale una delle monete più importanti, ha la spiga, rimane nella simbologia proprio dell'Italia orgogliosamente agricola, qua chiaramente si parla di Magna Grecia, si parla delle zecche... E dei poi il cento del di relatrice di Vittorio Emanuele III certo. col fascio di spighe, e qui è l'origine di tutto, e qui è l'origine, allora eh, i, le quotazioni sono abbondantemente diverse, perché parliamo... Tra l'altro, guardate, c'è una, una curiosità anche matematica, 2.730 euro per la moneta d'argento, la dracma, e uno zero in più per la moneta d'oro. Eh, 3.150. Ah, chiedo scusa, mi stavo leggendo la, la moneta di Afrodite, chiedo scusa. Questo mila, è l'otto numero sì, 4, sì, sì, 3.150 euro. euro. Per con quel amiche. grifone meraviglioso che anche lì io vado a memoria, vado a cercare anche sui sacri Devevo testi. vederlo, vedere perché sennò parliamo… E come diceva Lorenzo, l'invito è anche perché no, partite magari con un colpo di telefono, un messaggio per farvi spedire a casa i nostri cataloghi, partite magari un po' al contrario per una volta. Noi no, se prendete una moneta chiaramente vi portiamo anche il catalogo di riferimento, ma è bello anche pensare no, ah, sì. di prima iniziare a conoscere un po' la storia attraverso le monete. Allora, qui eh, dico una cosa un po' forte, però la dico convinto perché poi il, la, la moneta mi aiuta. Guardate, tra virgolette, quanto è brutta l'esemplare che abbiamo eh, catalogato. Brutta semplicemente non perché sia brutta in assoluto, perché è meno suggestivo, meno emozionante, meno tridimensionale della moneta che ho tra le mani. È un esemplare che eh, avevamo avuto modo di... Catalogare. Con la spiga sul rovescio, con vedete, questo, questo simbolo eh, che è stato inserito, ma anche qui non, non è catalogato perché mai visto. La presenza di quel grifone sul rovescio della moneta, secondo me, la rende con quel qualcosa in più. E allora. Ehm, diceva perché tutte le volte ci fate notare questi aspetti? Ecco, non l'abbiamo ripetuto forse questa sera, ma questi aspetti, gentili ospiti, non sono dettagli, sono soldi. Cosa vuol dire? Vuol dire che arriverà un momento in cui il catalogo Laffi e della monetazione romana e della monetazione greca avrà delle quotazioni differenti. Quindi i rovesci con l'imperatore, i rovesci con... Ercole che è strito al leone, i rovesci con la presenza del grifone o di altri elementi, adesso sto usando degli esempi legati alla nostra serata, verranno valorizzati perché evidentemente hanno un rapporto di verità superiore. Oggi potete scegliere una moneta come questa e la pagate esattamente come un altro esemplare. Mm, così come quel persefone cartaginese, esistono persefoni altrettanto belli, macedoni con questo trofeo d'armi, ma il persefone eh, cartaginese con quel cavallo, con quel sole raggiante, adesso lo andiamo a rivedere, di nuovo lo pagate la stessa cifra e avete quel valore aggiunto in più, estetico, emozionale. E anche economico, tra un pochino. Lo stesso possiamo dirlo, e se mi permetto di fare un, nuovo, un salto un po' temporale, su quel bellissimo sesterzo di Augusto. È vero. Cioè, eh, sì, ehm, vi, non ci si può mai abituare alle monete di Augusto perché rappresentano sempre una grandissima rarità. Tra l'altro, sono monete molto collezionate perché qua c'è anche un valore aggiunto dell'imperatore: più l'imperatore è importante, più chiaramente le monete hanno una appeal differente. Ecco che però. Quel su cui vorrei tornare sì, di un Augusto non ancora Augusto, un Augusto ancora in pieno triumvirato, quindi in un un'epoca ancora di transizione, un'epoca ancora fondamentalmente poi repubblicana, dove addirittura il potere è spartito tra Augusto, appunto, Lepido e Marcantonio, ma dove la leadership è sempre più nelle mani, saldamente, di ehm, Augusto, che poi sbaraglierà la concorrenza e i rivali, però. Una moneta addirittura un sesterzio, 11 anni prima della nascita vera e propria dell'impero nel 27 a.C., quindi 11 anni prima un sesterzio con l'immagine di Augusto. Quindi qui non pagate nulla di più la moneta, però è una vera rarità che vi portiamo, tra l'altro con quel ritratto giovanile, eh, molto fedele, attento, quel DVF, figlio. Di Divo, di Divino, quindi figlio di Giulio Cesare, era figlio adottivo di Giulio Cesare, quella stella sempre benaugurante a otto punti che compare sulle monete, una, veramente una moneta in un ricalco con uno stato di conservazione, una patina incredibile. Quindi, per dirvi, parlavamo di quanto in questo momento eh, conti solo la qualità, un giorno ci sarà anche una classificazione per rarità no, all'interno delle tipologie. Quindi eh, visto che lo stiamo eh, ammirando a 7875 euro un sesterzo di Augusto veramente speciale, particolare, in grande ordine, in grande qualità. E lo so, stasera vi abbiamo un po' provocato e vi abbiamo anche provocato in maniera importante e eh, devo dire eh, l'attenzione che ci avete messo e la grande capacità di scelta ha premiato il nostro, la nostra provocazione tra virgolette. ma... Ehm, Sappiate scegliere le grandi monete, sappiatele scegliere quando sono disponibili, sappiate che la possibilità di dilazione dei pagamenti. Stasera abbiamo parlato poco, ma come funziona il meccanismo? Dice: Ma alle 11.30 me lo devi spiegare. Sì, alle 11.30 te lo vi spiego. Eh, tu non compri niente in questo momento. Tu non compri niente. Scusami, gentile ospite, se ti do del tu, ma quando bisogna essere diretti si darsi del tu. Non compri niente. Scegli in maniera privilegiata di poter vedere a casa. Nell'ambito di un orario anche più umano, perché uno alle 11.30 di sera magari non ha tutta questa voglia di. Uh, nel nostro negozio, se la piacere, si mettono sul tavolo le monete, si valutano insieme, si ragiona sulla, sulla storia, sull'insieme. Poi si va sull'aspetto più pratico: quanto costa, come la posso pagare. Uh, io sento sempre. Ovviamente ci sono tante trasmissioni di vendita televisive ed è una buona tecnica, forse lo dovremmo fare anche noi. 52 euro al mese si sente sotto sottofondo, un euro al giorno. Io non amo fare questo tipo di ehm, così, eh, approccio, non amo questo approccio. Io amo l'approccio del vecchio sarto, che è quello che eh, ti conosce, ti prende le misure. Eh, ti, e quindi il cavallo un po' più alto, il cavallo un po' più basso, la spalla difettata e quindi mi costruisce un abito che anche io sembro un figurino. E allora allo stesso modo eh, ognuno di voi e ognuno di noi ha delle esigenze, dei modi con cui scegliere quella moneta e pagare quella moneta o quelle, quelle monete può funzionare. E allora siete voi a dirci eh, potrei fare così, e allora sì che se ci dite ho bisogno di tre anni per pagarlo, avremo anche noi le formule. Un, con un euro al mese perché si fanno dei finanziamenti, abbiamo possibilità di concentrare in pochi mesi magari facendo un rapporto diretto tra noi e voi, quindi ecco che il sarto e il buon consiglio è quello di curiosare in questo mondo, che magari per voi in alcuni casi spesso è nuovo, quindi che faccio? È pazzesco, ho ancora una, 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 una soltanto, e questo mi ha fatto grande piacere, collezione del dittico del 10 e del 20. Di Vittorio II ha in questa offerta. E non lasciate la mezzanotte e chiudiamo. È un peccato, è una, è rimasta una. È una, è una e in genere non ve la portiamo perché è difficile trovare il 10 lire. Quindi, in questo caso, la moneta più piccola, quella se volete con meno oro, no? il 10 lire, il mezzo marengo, rappresenta in questo dittico, in questa mini collezione, in questo. Invito il collezionismo che la Volafi vi porta questa sera rappresenta la realtà. Due monete del 1863, potete vedere, gli anni chiaramente possono variare perché si predilige la stata di conservazione. Ve le portiamo a casa come all'interno di un album bellissimo, un album con sovra copertina, pagine di grande prestigio, storia d'Italia attraverso le monete d'oro del regno d'italia attraverso la grande storia 950 è il prezzo di listino un prezzo tra l'altro bloccato 2014 perché è due anni che la vendiamo questa cifra solo per la trasmissione di questa sera 890 euro quindi un prezzo subito veramente riduzione però dovete chiamare in questo momento in questo momento per, non per comprarla eh, solo per bloccarla poi se dovesse piacere la comprerete anche questa si può pagare in due o tre magari soluzioni ecco che questo è il prezzo speciale 125 anni, i nostri festeggiamenti dureranno ancora questo mese di novembre, il prossimo e poi insomma passeremo al 2016, ci inventeremo qualcos'altro, ma chiaramente non, non potrà essere più un anno così ricco di avvenimenti come è stato per la Bolaffi il 2015. Ecco, quindi ultimo lotto disponibile, portatevi avanti con un regalo di Natale veramente, mi sento dire, originale, intelligente e che rimane nel tempo. Va bene, allora Lorenzo Bene, allora, ah, no, 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 per... no, 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 no Dove sei? Detto? No, no, io ah. sono, sono un po' stupito Perché forse, giusto ma non ne abbiamo neanche fatto noi forse, Quindi un po mi prendo tutta la colpa no, no. Non avete, scusatemi, sono un po' brutale Capito questo cofanetto ehm, Spiegamelo allora, sta dicendo qualcuno in questo cofanetto, che tengo chiuso perché è aperto, l'avete già visto È presente la collezione completa di cinque dittici d'oro del valore di 50.000 e 100.000 è emessa durante il pontificato di Giovanni Paolo II in quello che Giovanni Paolo II, Papa Voitila, volle fortemente volle in occasione dell'anno santo, verso l'anno santo. Eh, fur furono coniati cinque dittici Cinque dittici, uno più importante dell'altro, eh, con una caratteristica che è quella di avere sul diritto delle monete la immagine, ve la faccio vedere, me ne dai una per esempio, uh, da, aspetta ti giro questa perché quella lì mi piace un po' storto. Ui, ti aiuto a tenere, aspetta, no, no, il... ormai ho queste mani gigantesche, che. eccolo qua, questo qua è Giovanni Paolo II, Papa Voitila. Allora, queste monete sono state coniate da, non da lui ovviamente, ma durante il suo pontificato, da San Giovanni Paolo II. Quel Papa Vuitila che è amato in vita e celebrato post mortem santificato, è diventato, e lo è stato in vita, ripeto. Uno degli uomini alla stregua di Papa Francesco. Ah, vi siete stupiti stasera che non c'erano i 20, 50, i 100, i 200 di Papa Francesco. E avete anche chiamato. Eh, eh, ragazzi, signori, gentili ospiti, ve l'avevamo detto che finivano. Ecco, questi dittici, 50 e 100.000, furono coniati in 6.000 esemplari a dittico. Eh, fu fatto quello del 96. Con l'immagine appunto di Giovanni Paolo II e con l'immagine delle basiliche di San Pietro, Beh, so, San Giovanni Naterano. Per esempio, San Giovanni Naterano, proprio quello del 96, poi ci fu San Paolo Fuori le Mura, Santa Maria esatto. Maggiore, tutte le grandi basiliche di Roma che hanno una porta santa. Allora, dove sono andate queste monete? Queste monete sono andate in giro per il mondo e sono finite nelle mani di chi? Dei grandi devoti cattolici, dei grandi devoti di Giovanni Paolo II, dei grandi collezionisti di monete del Vaticano. Le monete del Vaticano, eh, chi non lo sa, lo impara magari questa sera: non vengono vendute nel senso che uno va lì, c'è un ufficio, entra e le compra una, due, cinque, vengono offerte in, in scelta privilegiata agli abbonati, che sono qualche milione in giro per il mondo. Quindi tu fai 6.000 monete le offre a qualche milione di persone quante secondo voi le scelgono monete di questo tipo? tutti quelli che possono quindi queste monete vanno in esaurimento un secondo e mezzo dopo l'emissione stesse cose che sono successe per Papa Francesco allora noi dove siamo andati a scovarli questi, queste monete? credetemi, in Polonia è l'unico posto dove le trovi perché sono state, sono state fatte in cetta la Polonia è un paese che si è ripreso alla grande quindi Già al momento dell'emissione i grandi fedeli a devoti a Papa Votila hanno cercato queste monete e poi i grandi arricchiti polacchi sono tanti, informatevi. Le hanno volute comprare. E allora, noi siamo riusciti nei mesi scorsi ad avere qualche raccolta completa, poi qualche spezzatura. Oggi abbiamo il cofanetto completo a 12.500 euro. Cofanetto originale. Voi non sentite gli odori, ma questo cofanetto oh, ha un odore proprio di. Antico perché è stato conservato per sapere dove con preziosa attenzione, ma in un ambiente chiuso protetto eh? ha già vent'anni. E allora io cosa vi ho detto questa sera? Vi ho detto che potete fare una doppia scelta, li vedete i prezzi: 800 euro le stiamo offrendo le monete da 50.000 lire a 100: uh, a, a 100.000 lire, il 100. quindi 2000. 500 euro la coppia quindi allora, le due monete che vedete adesso. Seguite il consiglio e seguite il suggerimento, il buon consiglio, quello che poi vi manda a dormire tranquilli stanotte. Io ho fatto la buona scelta nel fare che cosa? Nel dire: Ho capito bene, da, lo vorrei tutto, non ce la faccio. Non ce la faccio, Lorenzo, oggettivamente non ce la faccio, per quanto tu mi faccia un programma di pagamento non ce la faccio, eh, non tu. allora cosa faccio? Comincio a prenderne una coppia, e allora la, ti mancano tutte e comincio a prenderne una coppia. Poi ne prendi una seconda, poi ne prendi una terza, e pian piano lo fai, e evidentemente i prezzi saliranno, questo fa parte del mercato, quindi, ma comincio a mettere via adesso quello che domani non potremo più offrire a 2.500 euro. Se invece tu hai fatto un ragionamento, e l'hai fatto molte volte, scegliendo un quadro, un mobile, un tavolo, di dire ma voglio un po' cambiare i miei orizzonti, anche di, di risparmio, di investimento, di bene rifugio, chiamiamolo come volete. E allora io cofanetto completo originale lo voglio, allora lo voglio bloccare, portamelo a casa. E poi sì che ci ragioniamo, perché io a 1200 euro al mese ce la faccio e allora lo compro e lo pago 1200 euro al mese, ma lasciamelo tutto, è mio. Avevo una cliente, era Avellino, carissima, non so se mi segue, quando portavamo delle cose in cofanetto, mi ricordo che eh, io gliele facevo vedere e dicevo, cosa ne pensa signora? E mi ricordo che aveva le mani sul cofanetto ah. <ride> e credevo, aveva deciso. no? le mani sul cofanetto era mio, ecco facciate, fate così anche voi, eh, magari questa emozione non vi viene, questo slancio non vi viene, ma siate lungimiranti e intelligenti nel poter scegliere, non c'è nulla di più bello di poter scegliere, quando la scelta non costa nulla, non è impegnativa, non è obbligatoria, è una scelta privilegiata. Allora a 12.500 euro completo, oppure a pezzi a 2.500, cosa state aspettando? Guardate che è chiaro in una serata di così a rilievo con l'Augusto con il Demetra, con l'Artemide con gli auguri romani a proposito dobbiamo poi tornare su questa per una richiesta dell'ingegnere ti è arrivato un messaggio tramite ah, io scusate per... mi, ero, mi, ero, mi ero lasciato, lasciato trasportare su, su questa e... Sappiatele scegliere, sono disponibili. Siete stati molto veloci, tranne l'ultimo che non capisco dove sia, che non mi ha confermato ancora il dittico. No, beh, ci sono ancora Scherzo, un quarto eh. d'ora di trasmissione, c'è cioè tempo attenzione. di confermare lui. Però io questo qui lo vorrei portare a uno di voi e così aprire almeno in visione esatto è è visione. da vedere. Poi se magari si ragiona tu, Lorenzi, cioè potete prendere anche un dittico alla volta, è vero ma confermarlo tutto in visione e poi magari ragionare pagando un dittico per volta quindi fare un pagamento magari un po' più lungo no? del solito però come dicevi tu fissare il prezzo ancora in questo 2015 prima degli aumenti inevitabili di catalogo ecco che sono veramente delle piccole miniature sono dei capolavori ricordiamole dal 96 al 2000 Legate alle grandi basiliche romane con le grandi porte sante, quindi partiamo da San Giovanni in Laterano, a San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, fino a arrivare a San Pietro. E arrivando all'ultima, quel 2000 è, se volete, un po' la diversità, è la coppia... Particolare, beh, intanto perché è il 2000, poi perché non c'è più una basilica, ma c'è da una parte la crocifissione sul 100.000 lire e sul 50.000 lire il figlio del prodigo, e poi perché a rovescio, dove c'è l'effigie di Giovanni Paolo II, a questo punto non è più Giovanni pa Paolo II che contempla, possiamo farla vedere un rovescio di questi sì, Lorenzo sì, del 2000? Volentieri. Non c'è più. San Giovanni Paolo II, Papa Uitia che guarda la porta chiusa, ma ormai, ma ormai c'è lui a figura, a mezzo busto, chiaramente, perché la porta ormai è stata aperta e quindi è un po' la consacrazione di questo 2.000. Ma non vi emoziona questa immagine. E allora siate non vi emoziona, siate cinici. Sappiate scegliere le monete che hanno già maturato un grande, grande, grande livello di diciamo importanza collezionistica, è che non possono che crescere nel tempo. E l'ingresso di Boraffi in questo settore, quello del Vaticano, voi lo sapete, noi abbiamo iniziato praticamente quest'anno, non ha fatto altro che amplificare la grande scelta. Quindi siate veloci, siate attenti. Allora io volevo, se ho capito chi è, perché mi mandano i segnali di codice, salutare, se mi sbaglio mi perdonerà il caro ingegnere che giustamente mi manda i messaggi subliminali a cui rispondo con messaggi invece molto pratici mi dai un'immagine di Demetra per favore e eh, squadra, Demetra il terzo di Nomos allora, io eh, ingegnere carissimo è un po' che siamo a riflettere no? abbiamo fatto grandi acquisizioni insieme lei l'ha fatto, io le ho proposte e so quanto sia attento ai grandi, grandi pezzi. Ecco, questo, questo aureo così importante, così riccamente e perfettamente conservato, ricordo che un 40% di qualità su una qualità altissima per lo standard, con quel diritto che è un'opera d'arte, mi sembra davvero la vena del Botticelli, per quanto è bella. E la guarda, la sta chiamando, e il rovescio, quella spiga. Così ben definita, la, la, la sigla di Metaponto, tra l'altro, sul diritto, mi dai un primo piano il diritto, non l'abbiamo fatto notare, c'è una, una, una scritta, le lettere Nika in caratteri greci, ve la vedete molto bene, si vede N-I-K-A, comincia dal basso, dalla punta del collo a risalire, centratura perfetta perché. È una moneta coniata su 14 mm e lo scultore, l'incisore è stato bravissimo. I capelli sì. raccolti da questo Stefano. Questa, abbiamo visto proprio questa corona, oh. questa corona che è un misto mm. proprio tra corona e capelli, un'acconciatura incredibile che non si vede praticamente mai su queste. Allora, io, e anche su quelle di Demetra, io, perché io, abbiamo, siamo abituati a altre acconciature. Io, io devo essere molto diretto e lui mi conosce quindi sa che eh, posso permettermi e mi permetto di farlo anzi perché abbiamo un ottimo rapporto nel chiederle una cortesia poi comprare no? ingegnere abbiamo visto tante cose anche in passato poi qualcuno l'ha scelta qualcuno no ma questa eh, lo, lunedì l'abbiamo detto la lunedì e lunedì per voi per chi ha anche la, la pazienza la, di seguire le nostre trasmissioni, ci premia con la sua presenza, allora io il lunedì questa moneta la porto in trasmissione. Eh, domani e martedì, io domani faccio una diretta ma difficilmente, anzi sicuramente non porterò questa moneta perché questa moneta deve cominciare a viaggiare. Deve viaggiare per raggiungere le caselle di altrettanti collezionisti che non hanno mai visto questa moneta, che desiderano questa moneta e che questa moneta hanno la possibilità di acquistare. Allora io devo dare, la do sempre volentieri, l'abbiamo visto, non so se seguito la trasmissione dall'inizio, su monete altrettanto importanti. Ecco, mi dia un cenno adesso, dicendomi poi magari passo fra tre giorni, fra una settimana, fra dieci giorni. E quello sarà l'attenzione mia nel dire bloccate, bloccatevi, caravate vendita, perché la priorità la do all'ingegnere. E sembra un nome in codice, <ride> però ecco mi dia un cenno perché questa la devo mettere via o la devo far partire. Quindi eh, il telefono, eh, ancora uno sforzo prima di andare a dormire, di dire mettila via, poi ci vediamo il, tanto siamo vicini di casa, quindi organizzarci è molto semplice. Mi dia un cenno. Se ho capito bene, spero che abbia fatto. Lorenzo, una, una nostra soddisfazione è che monete che sono arrivate ieri, l'altro ieri, insomma, in casa Bolaffi, appena certificati le grandi rarità hanno suscitato subito sì. tutte un interesse. Quindi un ringraziamento, un ringraziamento a voi tutti che ci seguite, che ci date sempre veramente una grande energia e che ci gratificate anche interessandovi di veramente dei pezzi importanti che vi portiamo in trasmissione. Quindi dai, un ringraziamento veramente per questa serata che avevamo detto proprio un po' notte al museo, per veramente tutte le chiamate che abbiamo ricevuto, gli sms e Whatsapp. Il, tele, il certificato, tra l'altro lo approfittiamo ancora, per portarlo un attimo. Ehm, eh, ecco, dicevo, il, certific, il certificato... E il, la, il documento di accompagnamento eh, viaggia con le monete, viaggia con le monete importanti, con le monete più comuni, perché questo non può prescindere. Volaffi, l'avete visto vi abbiamo, e l'avete scelto, i dittici di, il dittico di Vittorio Manuel II ha il certificato e costa, ed è in offerta. Le monete di, della Repubblica sono, in, sono a un prezzo molto basso. Ma ma, ma allo stesso tempo certificate, tutto è certificato. È un po' il nostro marchio di fabbrica, è, è un po' la differenza, è un po' la serietà di un'azienda che vi certifica le grandi rarità, chiaramente con expertise, magari con certificati che vanno più nel dettaglio perché ci vuole una maggiore attenzione, ma la certificazione è trasversale riguarda qualsiasi tipologia di monete. Ingegnere. Ecco. Complimenti. Conferma in visione. Ingegnere dov'è? Ingegnere complimenti. Perché di persona sul nostro tavolo sarà ancora più bella. E complimenti soprattutto per aver scelto e colto la bellezza del dittico. Quindi facciamo i complimenti al nome in codice ingegnere. Ah, il dittico? Del dittico An di Demetra. Con, con quei rovesci incredibili, l'argento cioè, in parallelo proprio e l'oro, uno più bello dell'altro. Chiaramente con livelli di varietà differenti, ma importanti e belli, uno più bello dell'altro. Complimenti, vanno in conferma e proprio. un grande ringraziamento. Che bella casella con questo dittico Bellissimo. proprio incredibile! Grazie Bellissimo. ancora. Eh, quindi... Beh Lorenzo, non so, è rimasto qualcosa? Sì, no, qualcosa oh. è rimasto. <ride> no, ma davvero... No, eh, beh, però scusate, siamo... beh, ci fa piacere, eh, io... Insomma, eravamo tutti emozionati di iniziare questa trasmissione, felici iniziato, e... Iniziato veramente alla grande, vedete, e vedete Elena, questo dimostra che cosa? Dimostra uh, i percorsi, perché... Tutte le persone che hanno confermato le grandi meraviglie di questa sera hanno fatto dei percorsi maturati in base alle proprie necessità, o meglio, alle proprie, ai propri gusti, ai propri interessi, alle proprie possibilità, alle proprie geometrie. C'è chi ha comprato eh, una moneta e poi è stato fermo per dei mesi, degli anni. Eh? Qualcuno che mi sta ancora seguendo, credo, perché ha dovuto maturare il giusto momento. C'è chi giustamente ha. Eh, ognuno ha le proprie geometrie. E a me fa piacere quando le monete di questo livello arrivano nelle caselle nelle collezioni dei grandi collezionisti però, perché non voglio essere ipocrita solo lo so completare noi siamo mercanti quindi io la moneta la vendo volentieri a chiunque perché è evidente no noi siamo mercanti vero Elena certo. quindi però sapere che quella moneta va a quel collezionista quella collezione e con una persona con cui poi ci si sente ci si vede si commenta si ricorda il momento in cui a distanza di anni eh, c'è stato un altro ingegnere qualche giorno fa che mi ha sgridato e mi ha detto eh, perché non hai insistito è un audio di Caligola, eh, non l'avete mai visto, è eh, un'altra di quelle monete che ci fosse qui ci sarebbe la coda di telefonate e io gli dissi proprio venerdì dico ingegnere eh, come faccio a insistere a un certo punto mi devo fermare e perché noi giustamente facciamo i consulenti facciamo i mercanti però ognuno di voi e allora vedete la moneta spesso è lì insieme no? si, si creano si, si, si chiude il cerchio, allora c'è la moneta, ci sono le condizioni, allora in quel momento è giusto valutarla. Complimenti a tutti coloro i quali hanno saputo questa sera scegliere tutti le grandi. Tutti i grandi monete. collezionisti che questa sera hanno scelto le grandi monete, le grandi rarità, mm. grandissime anzi, le rarità che abbiamo portato questa sera, però hanno iniziato sempre da cose più piccole. Quindi il più è cominciare e essere curiosi e avvicinarsi a un mondo attraverso un qualcosa che vi colpisce. Io dico che la prima, la prima acquista, la prima cosa deve essere fatta anche se vuoi un po' di impulso, no? uh, quella moneta ti ricorda un anno particolare, ti ricorda un momento, ti ricorda Giovanni Paolo II, ti ricorda ancora le lire perché hai qualche ricordo, oppure il Regno d'Italia perché Vittorio Emanuele II l'hai studiato a scuola, cioè bisogna iniziare un po' con curiosità, con passione e poi di lì è un percorso che come diceva Lorenzo diventa un percorso poi personalizzato e noi cercheremo di stare dietro al vostro passo per venirvi incontro. Siete quindi curiosi, venite a trovarci nei nostri quattro negozi, Torino, eh. Milano, Verona, Roma, dove proprio si respira collezionismo, si respira storia attraverso le monete e non solo. Lorenzo, hai ancora due ore? Sì, beh, perché a uno, giustamente siamo anche eh, un po', come si dice, frastornati da tanta bellezza, tanta importanza e allora si fa anche un po' fatica. Uh, ah, mh, però voglio, voglio anche spiegare, perché qualcuno ci ha dato, ci ha dato anche un po' spiccato un commento dicendo ma come fate a, a dire che sono grandi scelte monete da 800 euro da 20.000 euro? Ebbene, la grande scelta nell'ambito della uh, comprensione che sono tutte grandi rarità, sono tutte importanti, hanno livelli differenti di rarità, per cui una doppia maiorina di Valentiniano, questa. O di Giuliano l'Apostato, in questo stato di conservazione, è vero che costa magari un decimo di una moneta, o un quarto, o un terzo, quello che è, ma alla sua dignità data proprio dalla storia, dall'autenticità e dal grande stato di conservazione, semplicemente il tempo ce ne ha regalato un numero superiore. E allora ecco che questa coppia, a me piacerebbe che ci fosse uno di voi, so che ha delle gentili telespettatrici che ci seguono in Toscana, in Veneto, che amano le grandi monete antiche. Allora a 875 euro Giuliano tra alla sinistra del vostro teleschermo, questa qui, col Torello Lapis sul rovescio. Con la barba. Con oh. la barba ben realizzata, il grande imperatore Giuliano. E eh, Valentiniano, I, Valentiniano I con l'imperatore sul rovescio a 1260 euro. Sto pensando all'amico di Luigi che ci segue da oltre Mediterraneo, non mi ricordo se ha già in collezione queste monete, i nostri cari telespettatori di Genova, grandi appassionati. Dell'Italia tutta, regalatevi una coppia difficile da trovarsi, bella così, bella così. Perché qua, qua c'è la qualità che le premia queste due monete. Eh, 1260 prezzo, qualità insomma, quel giusto equilibrio anche per avvicinarsi, è stato magari un cliente carino, carinissimo la settimana scorsa. Andrea che aveva ascoltato le nostre trasmissioni e si è lasciato affascinare. Incontrerà il nostro consulente in settimana. Eh, e ha scelto un dittico di Adriano Traiano, quel bonbon, te la ricordi, sì. di Follis di Costantino. È meraviglioso, ecco, dalla la scorsa settimana che ecco, infatti è andato in contatto. Queste sono due monete che eh, hanno lo stesso grande fascino con l'attenzione a un prezzo che evidentemente le mette in quella fase, come si suol dire, lo dicevamo prima, di inizio, di start-up. No? di invito al collezionismo, sì, sì. In modo per avvicinarsi, però scusate, è un modo di avvicinarsi alla grande alla perché le due monete che Lorenzo vi sta facendo vedere hanno un'identica expertise, hanno il loro bel passaporto come ci piace chiamarlo, hanno il loro certificato di qualità bolafica, attesta le qualità, attesta la conservazione, le caratteristiche e soprattutto vi dà quella serenità di aver acquistato una moneta garantita, autentica e con un livello qualitativo che la Bolaffi vi mette chiaramente nero su bianco, in questo caso un 40% per quanto riguarda la moneta, la doppia maiorina di Valentiniano I e 35% per la moneta di Giuliano L Apostata. Quindi queste sono veramente, diciamoci, la serietà di un'azienda che da 125 anni è leader nel campo del collezionismo, che vi porta a casa anche a cifre di invito al collezionismo monete con un certificato che vi permette comunque di mettervele in tasca e non so portarle in giro ovunque e renderle comunque rivendibili meraviglioso quanto tempo abbiamo ancora cinque minuti cinque guarda minuti. ormai sono oh, cinque sintetizzati. è un sacco di tempo allora che mi porti, Lorenzo? Eh sì, io volevo allora, allora il ah, l'ultimo dittico, dittico lo dovevo portare ancora... a casa. Un po' peccato, c'è un po' peccato perché... perché facciamola rivedere un attimo. Dai, dai, l'ultima telefonata. Magari con l'album, se è la regia... Ce l'hai l'album, Enrico? Lo prendiamo in mano. Eh, allora, facciamo vedere anche i rovesci di queste monete che non le abbiamo visti. Lo scudo crociato Savoia con eh, sia sul 10 che sul 20 lire. Le voglio avvicinare così si vede ancora proprio la differenza di dimensione e peso. Pensate che parliamo di sistema decimale, quindi 6 ,45 grammi 45 il, il 20 lire, esattamente la metà, quindi 3 ,20 grammi 20 il 10 lire. Il tutto offerto a ehm, 950 euro che diventano 890 euro per chi saprà ancora sceglierlo. Entro mezzanotte, quindi pochissimi minuti, e eh, 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 saprà sceglierlo quindi eh, con la possibilità di e, avere questa offerta con, speciale. E con questo album e con la possibilità di inserire le monete all'interno di queste capsule oppure, se preferirete, in aggiunta, non in alternativa, oltre l'album per contenerle riceverete i cofanetti o doppio per metterle tutte e due insieme per tenerle praticamente anche in modo pratico in cassaforte cassette di sicurezza per donarle o addirittura con due cofanettini separati quindi 890 euro per tutta questa collezione le monete chiaramente garantite autentiche Bolaffi magari abbiamo la chiamata per l'ultimo lotto guarda l'ultimo lotto un non peccato le riportiamo a casa non, non prenderlo nel senso di Uh, veramente pensare a iniziare questa collezione e state cominciando con due monete d'oro e io non vorrei che non si percepisse il grande valore. Di tra l'altro a chi ha preso i, mh, gli Ore d'Italia, che era quella doppia offerta con il marengo di Vittorio Emanuele II e il marengo di Umberto I, quelli 10 lire... E' la novità, ecco, quindi è non la è la stessa tipo di collezione, no. è una nuova offerta, l'album è sempre quello, quindi potete sempre pensare di prenderla e tenervi il 10 lire e magari regalare invece il doppio Marengo no, di Vittorio Emanuele II che magari avete avuto doppio. Pensateci, ma quando ci sono queste offerte speciali, noi su questo tipo di iniziative, sull'invito e collezionismo, non possiamo far sconti, cioè è vietato proprio dalla politica aziendale. Perché? Perché i prezzi sono tenuti già un prezzo di costo dove vi omaggiamo i cofanetti, vi amaggiamo l'album per contenere le monete, quindi è impossibile. Quest'anno stiamo facendo l'impossibile ed ecco che questa attenzione, questo prezzo ridotto, questo prezzo speciale 125 anni, insomma, vi giunga come cosa gradita, è un po', eh, no, è un po', è assolutamente unica, Unico. è ripetibile e finisce tra tre minuti. Tra tre minuti sì. appunto completiamo la nostra Magnifica serata, e davvero lo è stato, credo, per presentazione e per attenzione da parte vostra. Ma domani pomeriggio, ah, eh. Eh, se non siete sazi come si vuol dire, e vi fa piacere, noi faremo un'altra trasmissione sempre in diretta, saremo da, con voi dalle 14 alle 17. Quindi dalle 14 alle 17 saremo di nuovo in diretta. L'unica cosa che dovete segnarvi è che dovete cambiare canale perché saremo in diretta sul canale 65, sempre del digitale terrestre, o sul 142. Vedete quello che riuscite a vedere meglio. Vedremo delle altre cose, magari ecco, se volete anche mandarci un messaggio, visto che ormai stiamo quasi per chiudere, dicendo guarda, ieri sera poi ero stanco. Eh, domani posso, possiamo riparlare ad esempio di quelle monete della Repubblica, possiamo rivedere eh, quella moneta piuttosto che anche qui dateci dei suggerimenti perché eh, magari state facendo una raccolta e avete piacere di vedere delle... Banconote, per esempio, adesso un po' questa sera non avevamo, dateci dei suggerimenti e quindi eh, se vi fa piacere, domani siamo qui con voi, ma eh, lunedì prossimo, invece, di nuovo sul 127, faremo questa eh, trasmissione delle 9 a mezzanotte. Lorenzo, eh, manca un minuto, beh, Vai, un minuto di nuovo. Possiamo ringraziare, direi, sì, direi chi, che non... chi ci ha seguito, chi mm -hmm. ci è stato così vicino in questa serata insomma. Di monete sicuramente importanti, di monete, per una volta usiamolo questa parola, di monete museali, di monete importanti, di monete per farvi capire come la nostra azienda veramente riesce anche a scovare ancora quei tesori che sono ancora strettamente e con orgoglio nelle mani dei collezionisti privati, grandi acquisizioni, ve le abbiamo portate qui in super anteprima questa sera, grazie che avete confermato, avete apprezzato questa attenzione, la conferma chiaramente in visione, ma sono certa che quando le avrete tra le vostre mani e le potrete vedere di persona vi stupiranno ancora di più. Lorenzo, dobbiamo allora, a questo punto veramente ancora, salutare anche se ci andrà ancora al telefono, quindi noi saremo quindi disponibili per 5-10 minuti. Per quindi ehm, continuate anche a chiamare nei prossimi dieci minuti, nonostante ci sia la sigla, e poi andate a dormire tranquilli di aver confermato magari A domani pomeriggio. Ieri. E noi ci vediamo domani pomeriggio dalle 2 alle 5, oppure lunedì prossimo dalle 9 a mezzanotte. Grazie buonanotte. e buonanotte.